Signore e signori, dopo lunga attesa di circa 2 settimane, siamo incredibilmente e impensabilmente tornati, quindi bentornati nell'Intel Rewatch! Ciao a tutti, signore e signori, ben ritrovati qua sui nostri canali Twitch e oggi non sono solo, perché attenzione, alla mia sinistra... c'è Gabrio! Aspetta, sono... devo mettere più in mezzo. No, rimango qua. Ho una telecamera tutta mia, amici. Ho una telecamera tutta mia. Guarda, aspetta. Vai ancora un pochino. Perfetto. Ho una telecamera tutta mia. Però, Giangio, mi metti la chat lì, se no non leggo cosa dicono. Guarda, lì dobbiamo mettere il rewatch, quindi sì, un cazzo. Sì, poi mettiamo il rewatch. E allora niente. Allora, ciao, amici! Ciao a tutti! Dillo di nuovo. Ciao, amici! Come state? È un sacco di tempo che non ci si vede, perché non sono... abbiamo detto, facciamo il rewatch 2 settimane fa. Gian mi fa, Gabrio, sei libero? Sì, arrivo. No, non possiamo farlo. Vabbè, lo facciamo settimana prossima. Sei libero? Sì, mi tengo libero. No, niente, lo facciamo la settimana dopo. No, e dai, ce l'abbiamo fatta. È vero, abbiamo saltato 2 settimane. Una. Sei sicura? No, due. Vedi? Perché abbiamo saltato Etna Comics. E quella dopo. E quella dopo di nuovo perché era settimana scorsa. Perché io ero in turno di doppiaggio. Sì, abbiamo saltato 2 settimane. E ma quindi, perché c'è Gabrio qui? Perché stavo montando di là e c'era il divano libero e mi sono seduto. E in realtà è perché oggi noi guardiamo l'episodio 209, ovvero il 9° episodio della 2ª stagione di Luxastra, dove finalmente entra in campo il gruppo B. Ma non siamo soli. Non siamo soli. Il non tuo microfono soli. È lì, signora. Non siamo soli. No, e devi sederti là, però. Sì, se vuoi. No, in realtà ti puoi sedere. Allora ti siedi qua. Siediti di fianco a Gabriel. Niente, Gian vuole un divano. Non ho più un divano tutto mio, perché c'è Giulia, amici. C'è anche Giulia. Oh, e quindi abbiamo un divano tutto nostro. Ciao, amici. Ciao, amici. Rotto. Però prima di smutare. Sono smutata, sono già smutata. Allora, prima di mettertelo, smutati, perché sennò si sente tutto il. Ma ormai l'hanno già sentito. Ormai l'hanno già sentito. Dai, e noi. Il pre-post show di Navi Gabriel. Sì, no, ma non è che siccome l'hanno sentito 20.000 volte, allora si devono abituare a quello. No, dobbiamo abituarci noi a essere più professionali. Abituatevi al peggio, che così quando arriva qualcosa di strafico voi tipo direte wow! Incredibile. Noi la professionalità ci ha rotto i coglioni, ragazzi, cioè non facciamo un vanto noi della nostra professionalità, anzi. E quindi niente, allora siamo qui perché oggi episodio 209. Perché 209? Perché seconda stagione non episodio? Perché in termini, diciamo, di produzione, post-produzione, roba del genere, nelle serie, tipo noi, tipo nei copioni di doppiaggio, noi non abbiamo episodio 5, stagione 4. Noi abbiamo il 405. Quindi, signori, 209. Sì, come i minutaggi che non capisco perché mai, perché sono 10 ore di minutaggio così. Perché partono da 01000000? Sì. Non te lo so dire con precisione anche io. Partono da 10000. Sai perché? Perché è la stessa cosa che hanno i programmi di montaggio. Anche i programmi di montaggio partono da un'ora e poi... Ma perché? Non lo so. Questo lo dovremmo chiedere a Pietro. O a Luca. Tanto io, per chi non lo sapesse, aggiornamento, io sto vivendo da Pietro da qualche giorno. Perché hanno finalmente finalizzato la loro storia. Era ora. Stiamo facendo la vita, io, lui e il suo coinquilino Francesco, stiamo proprio facendo la vita dei cioè, sto vivendo un periodo universitario molto dopo il mio periodo universitario. Pensavo in stile due uomini e mezzo. Quindi sto vivendo con loro due. La sera andiamo in zona Viale Monza, andiamo a berci qualcosa. Ma dai, sei diventato grande. Porca miseria. In realtà sono diventato giovane. Sei ritornato piccolo. Sono tornato giovane. Potrebbe essere definita una crisi dei 30 anni? Non lo so. Sì. Però, ma a parte quello, sarebbe da chiedere a Pietro, perché comunque Pietro, essendo fonico, ci lavora con queste cose, lo scopriamo, ma non adesso, glielo chiedo stasera, poi vi farò sapere in momenti terzi, New Girl edizione Milano, no? Perché siamo tre uomini e basta, non c'è una quarta. Allora Massimo te l'ho detto, al massimo fate due uomini e mezzo. E chi fa il mezzo? Tu, perché ma sei arrivato dopo. Ma c'è qualcuno che cucina? Eh? C'è qualcuno che cucina? Pietro ieri mi ha fatto la pasta. È la volta buona che non muori di... Di stenti, di spinacine. Di fermo cuore per... Cavolo, dai! Sì, cioè è un bel level up. Incredibile. Ha un caldo porco perché non hanno né ventilatori né aria condizionata,
Però c'è un bellissimo cane che si chiama Nina, che è molto coccolone. Ah, l'ho visto il cane, di chi è? È di Francesco, okay. Il coccolino di Pietro. Ti giuro, come sono entrato subito a prendere il coccolo e dorme di fianco a me. Oh. E si sposta ogni 5 minuti per trovare il fresco sulle piastrelle. Povero cane. Comunque io adesso non vorrei dirvelo, ma addirittura io per 19,90 euro ho comprato un ventilatore. Cioè, raga, potete anche gestirla così. Ma quella era la loro prima estate in quell'appartamento. E vabbè, allora morite di caldo perché non volete spendere 20 euro per un ventilatore. No, stavo facendo. Ah, ok, no, perché non erano preparati. No, pensavo fosse proprio una loro cosa del no, essendo la prima estate, noi il ventilatore non lo vogliamo, lo compriamo dalla seconda. Pensavo fosse così. Ok. Pensavo che tu stessi dicendo che anche io che sono umano mi stendo sulle piastrelle per cercare il freddo. È capitato. Anche è capitato, me. Sì, è capitato. In cucina soprattutto. Perché... Di notte soprattutto. Sì. Comunque c'è Elmagno 91 che chiede una domanda, ma Andros che fine ha fatto? Non lo vedo da eoni, perché non sei venuto al pranzo per i donatori speciali del Kickstarter? Perché Andros, come un avvento, un angelo dal cielo, è venuto ed era presente appunto al grande pranzo di Intel. Si è fatto toccare, capito? Sì, si è fatto toccare, ha parlato con la gente. Ha autografato i fumetti. Sì, ecco, cosa che è tipo rarissima è avere l'autografo di Andros, però... Voglio confermare a tutti che poi quando vi arriveranno le ultime cose del Kickstarter, tipo lo schermo del Master, giusto? Sì. Ci saranno gli autografi di tutti. Gabriel, vuoi andare a prendere uno schermo Come no? del Master autografato? Come no? Guarda come sono agile, cazzo. Sì, esatto, per reale c'era anche Tommy, c'eravamo tutti, c'era pure Pietro. Sì. C'era pure Pietro al pranzo di Intel. Sì, è stato un evento che era successo soltanto all'In Day, mi pare. Sì. Anche a Lucca Comics, però lo scorso Lucca Comics allo scorso Andros. Lucca Comics non c'era Andros, purtroppo. Però a questo pranzo di Intel abbiamo preparato il quizzone di Intel. Un quizzone con 35 domande molto difficili. Ecco, Andros. Sono Gabrio. Allora, questo, signore e signori, perché. Wow. A parte c'è questa bellissima art qua dentro che serve più che altro per non far colare i pennarelli. Ma. Come potete vedere, questo è lo schermo del Master di Intale, con dentro anche proprio i bigini delle regole, tutte le cose. E ci sono tutti i nostri autografi, tutti. Forse manca solo Andros, che è l'unico che deve ancora venire ad autografarlo. Sì, manca solo Andros. E ci sono tutti i nostri autografi, quindi chi... appunto ha fatto il pledge per il Kickstarter per avere lo schermo del Master, sappia che ce l'avrà autografato. Lo schermo del Master autografato, c'è proprio un proprio specifico. Sappiate che sì, l'abbiamo autografato. Lo schermo del Master fa parte dei pledge sbloccati, quindi se avete fatto una donazione da 200 euro o più, oppure se l'avete espressamente richiesto su BakerKit, vi arriva lo schermo del Master. Ma che bello. Chi ha fatto la donazione per avere lo schermo del Master autografato, ci stiamo lavorando, manca solo la firma di Andros, e anche questo è pronto. Dovete vedere noi come dei piccoli elfi di Babbo Natale chiusi in sala Luxastra a firmare tutti questi incredibili. Cioè, io ci ho messo mezz'oretta e li ho fatti tutti. E anch'io. Sì. Però tutti lì con questi cappelli, queste orecchie a punta di lana, sì, poi con l'aria condizionata spenta apposta perché noi abbiamo sudato e sofferto su questi schermi del Master. Cappello dal fetto di Babbo Natale. Ma di lana. Non l'ho mai visto. Prendilo e mettilo al sicuro negli altri. Che questo? Puntati. Ma qui c'è la firma di Luca che è sciolta. Ma perché Luca si è un po' sciolto lui. Lo facciamo ribattere nel caso come i tatuaggi. E intanto ringraziamo tutti quanti voi che ci state facendo piovere addosso i vostri sub. Purtroppo abbiamo fatto un piccolo cambio PC qua nella zona relax e live, per cui devo reinstallare un paio di cose sull'OBS di questo computer, quindi non posso vedere, diciamo, la event list dei subscriber, ma vi ringraziamo tutti quanti, grazie mille per i sub. Ora siamo pronti per il nostro rewatch. Vi ricordo una cosa, ragazzi: se avete delle domande nel corso del rewatch che ci volete fare, delle domande magari sull'episodio che stiamo guardando e simili, potete farlo direttamente su Intales Herald, ovvero il canale Telegram dove noi vi avvertiamo di tutti i nostri avvenimenti, le novità, le notizie e roba del genere. Se voi lasciate un commento sotto all'ultimo post, cioè proprio lascia un commento, potete tranquillamente farci un commento qui. L'ideale, se volete, è farci un audio, una domanda in un audio di massimo un minuto che noi ascoltiamo in live e a cui rispondiamo. Quindi mi raccomando, unitevi. Grazie Guine, sempre presente. Ho lasciato un commento, bravo Gabriel. Volevo far vedere che funziona.
Quindi se volete farci una domanda lasciateci pure un commento sull'ultimo post di Intel Herald, massimo un minuto di audio, non esagerate, mi raccomando. E senza dire parolacce, mi raccomando, educati, cioè nel senso, giusto? Gian, certo. Gian con il Telegram in rosso, no, Gian è con il Telegram di Persona 5, è diverso. È tutto, tutto quanto in stile Persona 5, ma non posso farvelo vedere perché se no vi faccio vedere le mie chat. Ma anche di Leto vale di più l'autografo da morto, verissimo. E per chi vi ha conosciuto dopo il Kickstarter, mi spiace. C'era anche il sitar al pranzo di Intel, sì, Gian Michael, è verissimo, salutiamo Gian Michael. Era grande come Gian Michael il sitar di Intel, tra l'altro. È grande come Gian, come Gian Michael. Ma Gian Michael è più leggero del sitar. Possibilissimo, sì. Era una bella bestia. Allora, io direi, ragazzi, voi tranquillamente leggeremo la chat durante tutto il corso della live, ma nel frattempo io direi che possiamo fare un bellissimo cambio di inquadratura, perché così noi andiamo a visionare l'episodio 209. 209, quindi in onore di Simone, che al momento non è che non c'è, è di là a lavorare, per questo non è qui con noi, ma... E siamo pronti qua con la nostra schermatina e con l'episodio qui. Quindi andiamo a togliere la musica di background. E ragazzi, io direi che possiamo intanto mandare in play. Siete pronti? Siamo pronti. Sì, signor capitano. Bene, volete un salatino? Sì, sì, signor capitano. Questo episodio non lo vedo da Lucca. Non lo vedi da Lucca? Sì. Tieni. Oh no, aspetta. Bisogna guardare qualcosa con il cibo. Ma anche se qui non c'è acqua. Voilà. E vabbè, l'acqua la andiamo a prendere poi, guarda. Tieni, prendi, signori, un salattino. Via l'episodio. Ilaria? Ah no, me l'ho messo dall'inizio. Elfo viandante. I nostri avventurieri fanno la conoscenza di Arion, un elfo viandante onirico, giunto lì per aiutarli nello svolgere il loro compito. E per farlo, li porta nel mondo onirico. Un piano in cui le memorie delle razze vengono conservate e dove ogni essere appare per ciò che è davvero, rivelando la sua vera natura. Galgit riappare come un avvenente elfo dai capelli verdi, Ann come un gufo parlante, Shiran come una vulpide dal pelo rossiccio, Dalia come un halfling senza vita e Leto come un manichino senza anima. Travolti dallo stupore, lo sconcertamento e le tante domande, Arion spiega di più su quel mondo, sulla loro missione, sul vero obiettivo. E tra amare verità e rancori malcelati, Galgit vede una figura familiare. Un'elfa che dal busto in giù era come se fosse una pianta. Per ogni anima che viaggia, una deve prendere il suo posto. E come Arion era arrivato dai nostri 5 avventurieri, Rendar raggiunge la sua destinazione. Smarrito e frastornato, due figure lo accolgono in quel luogo sconosciuto. Un nano e un orco. Sì, questo qui era il primo momento in cui si vedevano... La sigla completa. Si vedevano appunto Gabrio, Michele e Luca, non in silhouette, okay, ma per davvero. Caspita. È il 35esimo giorno del primo mese del 492esimo anno della settima era. Siamo nella Conca Verde. Voi siete giunti qui, in questa regione, con un obiettivo ben preciso. Il personaggio di Gabrio è arrivato qui già da un paio di settimane. Ha iniziato a sondare un po' il terreno, infiltrato in una compagnia mercenaria chiamata Sole Nascente. Mentre il personaggio di Luca sono lunghi, sono è mezzolare. Arrivato da un po' meno tempo, poco meno di una decina di giorni, assieme al suo gruppo. Insieme, qualche giorno fa, così è vuoto, arrivato un terzo tutto elemento. Così piatto. Anche uno degli agenti del corpo. Non avevamo una scenografia con quello che potevamo fare. Arion, tu lo conosci abbastanza bene, ci hai già avuto a che fare. Sai che è uno degli agenti più rinomati del corvo. E infatti tutte le volte, tutte le operazioni che hai fatto con lui, non sempre hai capito esattamente a cosa hanno portato, ma sai che sono finite bene. Tu sei ancora qui per raccontarlo e questo è quanto ti basta. Te invece l'hai incrociato soltanto una volta, di riflesso praticamente. Tu dovevi fare una roba, lui doveva farne un'altra,
e i vostri percorsi sono incrociati. Quella volta praticamente non ci hai interagito, ma questa volta sì, avete passato un paio di giornate insieme e ti sei reso conto che effettivamente il rispetto che il personaggio di Luca prova nei suoi confronti è più che meritato. I vostri due personaggi invece notano si conoscono, come tu abbia crescere la barba in due avete anni. Collaborato su vari incarichi e vari compiti insieme e vi siete sempre trovati adeguatamente in sintonia. La missione sembrava andare molto lineare e molto facile, finché ad un certo punto Arion non vi ha informato che, dopo aver parlato con il Corvo, Sylar dice alla Storco con ancora due braccia, che feels. E al suo posto sarebbe arrivato un'altra persona. Non un agente, non un araldo, ma bensì un campione. Cosa che inizialmente vi ha messo abbastanza soggezione. Voi sapete perfettamente qual è il vostro ruolo. Voi siete araldi del Corvo, voi ricevete delle missioni, ricevete dei compiti, ricevete delle informazioni direttamente ed eseguite gli ordini del Corvo, chi per un motivo, chi per un altro. I campioni invece sono delle incognite. Voi sapete che sono, come dire, la punta di diamante del grande disegno. Mettetemi in pausa, faccio una specifica. Corvo. Che qui Matt aveva sbagliato e ha detto che tutti e due eravamo araldi del Corvo. Mm. Poi più avanti si spiega che io in realtà non sono un araldo, sono un agente. Mm. Era giusto per, sai, perché magari uno dice: ah, ma scusa, ma perché sei diventato agente? Hai perso. Sì, sono stato declassato. No, qui aveva sbagliato, Matt ci aveva chiamato tutti e due araldi, no, ma in realtà la tua araldituudine era nel braccio. O nei capelli. Merda. Avevi la fascetta lì. Hai perso. Ah, è un po' come la fascia da capitano. Esatto. Ok. Esatto. Volà di araldo, invece, ok, non lo sapevo. Sapete che sono praticamente all'oscuro di quasi la totalità delle trame del vostro boss e che voi stessi dovete influenzare il meno possibile le loro scelte. Quindi sapere che un personaggio come Arion se ne va e al suo posto arriva uno di questi fantomatici campioni, da una parte appunto vi mette ansia perché chissà chi sarà questo campione scelto dal Corvo per salvare il mondo, e dall'altro un po' è però che palle, perché adesso sarà tutto molto più difficile. Non ha neanche iniziato a parlare. Insomma, Arion all'alba vi ha condotto in una piccola radura in mezzo alle foreste che ci sono nella zona continentale della Conca Verde. Noi nella Conca Verde non siamo sulla punta, ma siamo più nella zona appunto continentale, nell'entroterra. Vi ha condotto in questa radura, ovviamente ben separata e nascosta dall'accampamento in cui avete fatto base. Ha iniziato a fare qualcosa, tipo un cerchio magico, una menata del genere, robe da elfi, quindi... E ad un certo punto si è congedato, si è messo su questo cerchio, mentre vi salutava, congedandosi con rispetto e dire amicizia, sparito dentro al terreno, che in un secondo è come se si fosse trasformato in una pozza d'acqua, assorbendolo di botto. Immagino che la prima cosa che soprattutto il personaggio di Gabriel abbia fatto è andare lì a toccare. Perché avrei dovuto farlo? Perché non l'avresti fatto? No, non sono così stupido. Ma curioso sì. Sì, ma è roba di magia, cioè è sempre meglio starci lontano dalla roba, soprattutto dalla roba della magia degli elfi. Bravo, bravo. Ispirazione. Non hai imparato. Sì, no, non è vero. No, ma non era magia degli elfi. Sono già segnate 4. Sì. Comunque, vedendo detto... questa scena, mi giro verso il mio compagno di viaggio, lo guardo e gli faccio... Quindi, adesso chi dobbiamo aspettare? Ma guarda, quando se n'è andato non ci ha detto molto, in realtà, quindi... Le ultime indicazioni che vi ha lasciato Arion sono state: completate la missione, recuperate quello che dovete recuperare, eccetera. A te ha lasciato una sorta di placca di metallo con varie zampette tipo di ragno tutte intorno. Ti ha semplicemente detto: quando troverai l'oggetto in questione, ce lo piazzi sopra. Farà tutto lui da solo. Non sei... Tu ce l'hai ancora quell'oggetto? Sì. E non, il transistor. Ah, il transistor. C'è stata una problematica con questa missione, quindi... Sì, non avete ancora trovato appunto... C'è la tasca. Infatti punge ogni tanto. C'è Stonrico che ci gioca. No, l'ha usato lui in alcune situazioni un po' personali, perché tende a stringere anche un pochino, giusto? I cazzi tuoi, Gabriele. No, vabbè. Cosa sia, non sai come funzioni, non sai da dove arrivi, ma... Mi fido. Sì. Dopo avervi lasciato questa indicazione, questo oggetto è sparito. Dopo qualche minuto vedete una manina uscire da quel cerchio d'erba che aveva precedentemente appunto solcato Arion. Mi alzo e con la mia mano nodosa, con guanto d'arme ovviamente, afferro la mano sapendo che è quello che stiamo aspettando, suppongo, e tiro.
con okay. tutta la forza che ho. Mentre tiri vedi uscire un braccio piuttosto muscoloso, ben fatto, e ad un certo punto vediamo... Allora, ha davvero saputo? Bisogna mm-hmm. Mano che hai tirato giù. Ah, certo. Sì, già, per la... Tiravi ascia per... No, oppure se usciva la testa da tenere sotto. Sì. E invece... C'è Cam che chiede, prima così evitare comunque parlando per altri, se non sbaglio più volte è stato ribadito che nessuno capisce andare sul formato gufo perché parla sì ma facendo versi appunto da gufo. Attenzione Cam, non confondiamo Lan nella sua forma da gufo su Luxastra e Anne nella sua forma da gufo nel mondo onirico. In the oniric world. In the outside world. Sono due cose già ma... Scusatemi, mi ero muto. Cristo, sta maledetta di... Pensa che io mi muto per evitare di fargli sentire il... Lo so. Cosa del genere. Comunque, dicevo, c'era la domanda sul... dov'è il mouse? Qui. Su, appunto, ma perché Ilaria ha detto gufo parlante, Speran... Perché, se non sbaglio, più volte è stato ribadito che nessuno capisce Anna nella sua forma da gufo perché parla, sì, ma facendo versi appunto da gufo. Attenzione, ripeto, non confondiamo Lan nella sua forma da gufo nel mondo di Luxastra e Ann nella sua forma da gufo nel mondo onirico. Sono due cose diverse. Quando Ann in forma di gufo parla, noi lo capiamo e lo capiamo anche bene. Quando invece è nella sua forma di gufo su Luxastra nel mondo reale, no, non capiamo un cazzo. Ma nel mondo onirico, sì. Ann parla sempre romanaccio? O... Credo di sì. Ok. Credo di sì. E anche uscire una testa. Capelli castani, piuttosto lunghi, orecchie leggermente a punta che ti fanno capire che non è un elfo, ma un mezzelfo. Bei lineamenti, tutto sommato, un bel maschio, insomma. E ben piazzato, vedi dalla larghezza delle spalle e dalla lunghezza del busto, insomma. Alastor! Guarda questo bel vitellone, è enorme! Oh beh, è arrivato, finalmente! Dammi una mano, dai! Lo prendo da sotto le ascelle. Non ti capita spesso di vedere persone che ti superano a livello di stazza, ma quest'orco che, con mani poderose, ma stranamente delicate, ti prende da sotto le ascelle e ti aiuta a emergere. Raga, del tutto sta scena è così maschi. Sì, vale. Sì, è abbastanza maschi. Raga, ma è maschi, così maschi. Cioè, la prima cosa che noti è che questo braccio è ben piazzato. Allora che cosa fai? Gli metto le mani sotto le ascelle. Ma non ne hai visti tanti di bei vitelloni piazzati così bene. Raga, ma è così maschi sta scena. Però, no, è il gruppo B. È il gruppo B. È un po', può essere visto... Cioè, secondo me è quel maschi sotto la falsa riga di Free o IQ. Quindi tipo, fraintendibile, allusiva. Ma... Vabbè, in queste allusioni io vado a editare. Non hai visto un altro uomo così ben così piazzato? Tu sei un orco, quindi... Maschi. Maschi, il portale. Chi saresti? Wow. Ehi là, non mi aspettavo di vedere un tizio di questo genere. Comunque, il mio nome è Boris e il ragazzone qua di fianco a me è Alastor. Così intendevi Boris? Con di questo genere? Alastor, piacere. Io sono Render. Render, ok. Benvenuto in questa... Io stringo la mano per far capire un po', capito? Cioè io sono più grosso, quindi stringo la mano un po' più forte. Maschi, la stretta di mano! Ah, ok, pensavo volessi... No, sono abbastanza frastornato, insomma. Sì, sì, cioè, sì. Dopo tutto è successo tutto abbastanza in fretta. Salve. Io non ho ben capito che cosa sia successo. Bene, ragazzo mio. Te hai preso il posto del nostro capitano in questo momento. Forse sì, raga, è normale che ci sia un po' di ritorno. Il vostro capitano aveva tipo l'aria da elfo, un po', come dire... L'aria da elfo? È un elfo? Cioè, elfo. Grosso, armi grosse, braccia... Molto grosso, effettivamente. Brutto, per i miei standard. Gli elfi non sono mai stati belli, ma quello è un altro discorso. Comunque sì. Arion, il nostro capitano, dovrebbe essere andato dalla parte dove sei venuto tu, se non mi sbaglio, giusto? Questo devi dirselo tu, ragazzone. Sì, io ero in questo tunnel e ho visto questo Arion che andava nella parte opposta rispetto a dove andavo io, cioè qui. E esattamente qui, dove sarebbe? Ma qua siamo nella Conca Verde. Siamo nella regione chiamata Limite del Fato. Parentesi, conosco io la zona. Cioè, nel senso, se ti do una cartina geografica, io ti dico Conca Verde, tu mi sai dire dov'è. È lontano da Mainun, comunque. Sì, no, è molto lontano, okay. È da Mainun e... Non è... Forse hai fatto una delle tue
Sì, Marachelle. Ok, perfetto. Sì. Ah, allora, guarda, siamo qui nella Conca Verde. Riesco anche a farti vedere esattamente dove siamo. Spero che qualcuno ti abbia detto quello che dobbiamo fare, perché noi le nostre informazioni sono un po' teoriche. Vabbè. Ok. Vedi, noi siamo qua, eh? Qua, sì, qua. Sì, 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 no, no, grazie, grazie. Non mi sembra sveglissimo comunque. Ti sento. No, è che c'è esattamente il buco proprio dove siamo noi, quindi. Cioè, sì, è una bella mappa, ma voglio dire. È stato un problema settimana scorsa al barbecue. Al barbecue? Ma sì, barbecue. Abbiamo un accampamento qua vicino, ma non è affatto. E c'era carne? Fresca? C'era. C'era. Okay. Comunque, veniamo a noi. Ti hanno spiegato quello che dobbiamo fare? Molto indicativamente. Bene, fantastico. Ce lo puoi spiegare anche a noi? È maschio barbecue. Cominciate voi. No, non perché non mi fidi, ma semplicemente perché probabilmente le mie informazioni sono meno fresche delle vostre, credo. Io lo guardo un attimo, alzando il sopracciglio, e penso palesemente... Questo è un coglione. Questo è un coglione. Sì, voglio... Sto cercando di soppesare quanto è campione e quanto è coglione. Comunque fa rima. Sono... Mentre dico la parola sono, io li guardo bene un attimo, un secondo. C'è un qualcosa nel loro aspetto che mi indichi che loro sappiano, facciano parte, siano con il Recorvo? C'è scritto qua. Che io posso intuire? Fammi... Ti porti una fascetta. Corvo Sboy. Tiro su percezione. E il gilet, tipo i motote. Sì, con la toppa dietro. 16 più... E 18. Lo sguardo di Matt. Boh, se è uscito dal cerchio d'erba, era proprio sul punto giusto, eccetera. Per come lo vedi tranquillo e tutto, ti sembra uno... navigato e che sa quello che sta facendo. Semplicemente sono nel posto giusto al momento giusto. Sono arrivato. Puoi parlare ad alta voce, se no non ti sentono i ragazzi del pubblico. No, stavo dicendo, sono passati 2 anni e lo sguardo di Luca mi sembra molto più rassegnato. Ah, sì, ovviamente. Cioè, qua era nella sua forma medio... Ma perché qua aveva già iniziato un pochino a montare Luxastra prima stagione, ma non per ancora quello. La seconda. Ah, ok. Il peggio doveva ancora arrivare per Luca. Perché voi avevate già finito di girare tutta la seconda e noi è stata tipo la settimana prima che abbiamo smontato il set, tipo a settembre abbiamo girato noi. No, sì, perché vedendo adesso Luca... Adesso è distrutto, adesso è un uomo finito. Sì, mi sembrava già più... Adesso è un uomo finito, Luca. Sì, qua è più ottimista. Sì, guardalo, dallo sguardo proprio si vede. Ci credo. Sono arrivato qui, ero con delle persone poco fa e siamo arrivati in questa radura, una specie di druido ha fatto questo cerchio e io sono stato sbattuto, letteralmente. Proprio non in quel senso, ma la testa. Neanche in quel senso. Comunque, nell'erba e sono arrivato qui. La mia missione è... particolarmente ardua. Devo solo salvare il mondo e quindi è abbastanza facile. Non credo. È quello che gli è stato detto comunque. Il mondo è un sacco grande per essere salvato da una sola persona. Cioè, hai parlato di altre persone, erano... Sì. Come mai non sono con te? Nel senso, noi abbiamo visto il nostro capitano andarsene e sei arrivato tu da solo? Questo credo che sia per il fatto che c'è stato questo scambio e il druido aveva detto un'anima per un'anima. Quindi penso che solo io. È un classico. Cosa? Io faccio finta di saperne, ma in realtà non ne so niente. In che senso? È un classico. Va via uno, arriva un altro. Se no c'è uno scompenso. Cioè, hai presente le bilance? Cioè, devono sempre... Detto questo, tipo, faccio finta di cercare qualcosa nel cappotto. Cioè, metto le mani dentro, come se stessi cercando qualcosa per non guardarli in faccia. In questo momento, invece, in questo momento, loro l'avevano avuto un attimo prima, in questo momento io ho il pensiero, ma questi sono due coglioni. Però sono tranquillo. Fammi un tiro su inganno e voi su intuizione. 12. 15. Okay. 21.
Non lo so, adesso lo... Perché siccome lui credo non ci avesse detto tutta la verità, è stato molto fumoso e tutto, in realtà era il momento in cui noi studiavamo lui e lui studiava noi. Quindi lui prova a ingannarci non raccontandoci tutto, noi facciamo percezione perché BS ci sta pigliando per il culo. Sì, in effetti non gli ha menzionato il fatto che aveva fatto questo viaggio perché era ricercato dalla chiesa sotto l'occhio di Cagliano e simili. Quindi appunto magari era per quello, ma adesso immagino che... Perché no? Per da te... dietro c'è il mantello di Capitan Ovvio proprio dietro. Bene, dai, vedo che sei confuso quanto noi e quanto Alastor. Ma per lui è normale. È molto semplice. Quindi dobbiamo andare alle rovine di Oglash. 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 Senza go. Sembra un po' Klingon, le rovine di Oglash. Vuol dire pancarrata. Klingon. Okay. Mi piace. Dobbiamo andare alle rovine di Oglash, che a quanto pare c'è qualcosa da recuperare per il nostro comune amico. Comune? Intendi il... Ricorvo. Sì. C'è colpo grosso al drago rosso che dice Gabriel ha quella clip al collo, sembra troppo un colletto da prete. Quella non è una clip, quelli sono i famosi due dadi a sei facce di Gabriel. Sì, che non so dove sono finiti in casa perché gli avevo cambiato il cordino, poi non so dove li ho messi. Cioè li ha da che io conosco Gabriel, quindi quasi 10 anni. E fai conto che quella collanina lì me la sono fatta perché quelli sono due dadi con cui giocavo a Warhammer. Al primo torneo mi è esploso il mago al primo turno, ho preso i dadi e li ho lanciati fuori dal negozio. Poi li ho recuperati e mi sono fatto una collanina. E credo di averli dal 2002-2003. Quindi... Tempo fa. 20 anni. Ormai ce l'ho ancora a casa. Lui? Chi se no? Io lo dico a bassa voce perché fino ad adesso, tutte le volte che ho nominato il Ricorvo, sapete, con le altre persone non è andata molto bene. Beh, dipende sempre come lo nomini, con chi lo nomini e soprattutto quando lo nomini. Beh, quello è vero. Mi riviene in mente un po' di cose. Mi rivengono in mente un po' di cose che non dico, però mi rivengono in mente un po' di cose. Io ne approfitto, mi avvicino un attimo. Ricordati che il nome del Recorvo effettivamente non va detto con leggerezza. No, no, infatti. Dopo avergli detto questa frase, mi sollevo. Comunque lui è molto più alto di me. Espongo con fierezza la mia armatura che... chiaramente è una dell'armatura legata al credo dei venti, quindi in diretta contrapposizione con quello che ho appena detto. Io lo guardo memore di ciò che è appena successo, quindi sei un infiltrato. Questa è una parola che non userei, ma per il momento mi sembra ovvio che se sei qua siamo dalla stessa parte. Certo, questo è abbastanza chiaro. Come sono vestiti? Ragazzi, descrivetevi. È una mega. Allora, un lungo cappotto, tipo similpelle, lungo fino ai piedi, rosso, senza niente, senza una camicia, torso nudo. Un paio di pantaloni stile cargo, quindi con dei tasconi laterali stivali, classici stivali. Un po' stile piratesco, ok? Quindi con risvoltone, guanti senza dita. Al fianco porto uno stocco, molto grosso, essendo un orco, è tipo un palo della luce praticamente, sì. Uno stocco di un orco, è un palo della luce. E sulla schiena vedi, perché io in questo momento sono in fronte a te, vedi che spunta il manico di uno strumento musicale. Ok. Che nel mio caso è un manico molto lungo, quindi non so tu, che non so se lui magari deve... Competenza negli strumenti. Abbastanza. Quindi tu dal manico puoi intuire che sia un sitar. Ok. Tu vedi il retro del manico, quindi comunque... Perfetto. Però non vedi la gran cassa perché ce l'ho... C'è la cassa perché ce l'ho dietro la schiena, quindi vedi solo spuntare. La cassa la tieni coperta o...? No, no. Alla luce del giorno? È bellissima, sì, la tengo scoperta. Ah, che devo basta. Ah, e tra l'altro, occhi verdi, capelli scuri, lunghi, abbastanza... di questa lunghezza come ce li ho io. Ok, mm-hmm. Perfetto. Invece Boris è quello che ci si aspetterebbe... Qui purtroppo il microfono di Luca non funzionava, infatti lo sentite un pochino distante, questo perché Pietro, sempre sia benedetto, Aluccia Pietro, Aluccia in chat, prese la voce di Luca dal microfono tuo, quindi purtroppo lo sentirete un po' così, ma meglio che niente. Da un nano, è praticamente un piccolo carro armato, con la sua armatura completa di scaglie, principalmente color metallo, ma con dettagli e incisioni color rosso, color porpora. Sulle spalle porta una pellegrina, sempre di color rosso, che
gli scende giù come un mantello dietro. Dietro sempre ha un enorme scudo molto rovinato e al fianco ha un martello da guerra. Vedi che è particolarmente anziano, non vecchissimo, ma comunque ne ha viste parecchie, come ha descritto il master, baffoni a manubrio, molto rock and roll, ma la cosa che è più assurda per un nano è che ha un cappello da cowboy. Ok. Che in realtà Lux Astra, moda nanica, insegna che il cappello da cowboy è da persona molto raffinata, estremamente elegante. Sì. È praticamente il cilindro nella Londra del 1700. Oi boh. Perfetto. Bene, quindi direi che siamo tutti qui per una ragione, no? Corretto. E quindi dove andiamo? Come ti dicevamo, appunto, noi siamo arrivati in due gruppi separati. Io sono arrivato con un gruppo mercenario che si chiama il gruppo mercenario del Sole Nascente. In realtà è un gruppo mercenario che si può dire che sia... Conosco. ...devoto alla Chiesa. Ecco, una cosa che io non so, e non so se puoi dire, ma nel caso fallo. Il gruppo mercenario del Sole Nascente, cioè tu ne facevi parte e poi sei stato reclutato, mi sono infiltrato come Boris si era infiltrato nella chiesa, quindi il corvo mi ha detto vai lì dentro perché voi dovete appunto fare la... mi stavo pigiando come l'altra volta che è esplosa in macchina. Esatto. E, no, ma praticamente non me l'ha mai spiegato neanche a me Matt, però di base ho sempre pensato, io facevo parte di altre cose, quindi... prima di lavorare col corvo, quindi sarà la classica cosa del tu infiltrati là, ti mando Boris infiltrato dall'altra parte, vi trovate e lavorate insieme, quindi probabilmente sarà quello. Ok. Credo. O almeno. Sì. Mettiamo sì, dice le cose. O almeno, questo è quello che fanno credere. Stiamo scavando nelle rovine di Oglash per cercare qualcosa. Qualcosa. Noi dobbiamo trovare quel qualcosa. Ovviamente stiamo depistando gli scavi. Ok, e noi questo qualcosa sappiamo cos'è? No. Cioè noi andiamo... No. Oddio, io non sono stato aggiornato su queste ultime informazioni. Noi andiamo a cercare qualcosa nelle rovine, ma noi non sappiamo che cos'è questo qualcosa. Esatto. Perfetto. Perfetto. Direi che è un ottimo programma. Beh, semplicemente, se loro scavano a destra, noi cerchiamo a sinistra. Più okay. Semplice di così si muore. Su questo non credo che... E poi lui ha una roba che serve per quella roba lì. Poi, cioè, tu hai una roba? Sì, ho tante robe. Ok. Le tengo tendenzialmente nello zaino. Ok. Direi che abbiamo finito con le presentazioni. Volevi cantare qualcosina anche tu alla Storvista? Ah, tu canti? Beh... sono un musico, dopo tutto. Come puoi vedere, ho uno strumento musicale. Sì, non è che lo porto per bellezza. No, no. Intendevo dire che non era questo il momento di cantare, quindi possiamo andare. Aha! C'è Colpo Grosso al Drago Rosso che chiede, domanda per Gabrio, ma secondo te perché Matt ti ha fatto la domanda se tenevi nascosto la cassa del sitar? Mi spiego meglio. Lo ha fatto perché è molto appariscente e attira l'attenzione oppure per altri motivi? Faccio questa domanda perché fino ad oggi non è mai uscita la lore dello strumento. Credendo Vides... Eh no, perché visto che la lore dello strumento non è mai uscita al momento, in quel caso lì non la tenevo nascosta perché comunque lui lavorava con noi, è semplicemente uno strumento musicale, cioè se la tenevo scoperta tranquillamente nell'accampamento dove girava la chiesa, dove giravano i mercenari, non vedo perché nasconderla a Rendar, quindi di base ho detto easy, è solo uno strumento un po' eccentrico, come ho detto. Non era il caso di nasconderla, ecco. Che cosa sta succedendo? No. Che... No, in realtà io faccio così ma non lo prendo perché molto lo cerco nel vuoto, capito? Okay. Forse è il caso di andare in modo tale che possiamo far vedere al nostro nuovo amico Frenzar? Rendar. Ah, ok. Così okay. Possiamo effettivamente andare a fare quello che dobbiamo fare. Perfetto. Fate strada. Fai strada. Mi giro, ammutolito e faccio strada. Ok. Uscite dalla, appunto, dalla radura e dalla piccola boscaglia in cui vi ho... Gli spiego come il resto del sitar, perché girandomi di schiena lui lo vede. Ah, giustamente, sì. Il sitar ha un classico manico, però al posto che avere le molteplici corde che dovrebbe avere un sitar, ha solo 4 corde dello spessore di... E la cassa, al posto di essere... quella specie di goccia di legno che dovrebbe essere un sitar, è un enorme teschio di volatile. Ah, beh, cioè, dita grandi, ci vogliono delle corde grandi. Teschio di volatile, non automaticamente un corvo. Potrebbe, ma non è detto.
Esatto, corde cinghiale. Corde cinghiale. Beh, che dire. Ma lasciamole lì quelle corde. Nel pantano ingrosseto. Uscite appunto dalla boscaglia in cui vi aveva condotto Arion e arrivate praticamente al sito degli scavi. Immaginatevi queste rovine. Una volta probabilmente erano un castello, una fortezza, foggia elfica, all'architettura tipicamente elfica, che possono riconoscere. Questa è una delle immagini che mi piace di più di questa stagione. Senza troppi problemi, in realtà. Chi perché l'ha studiato, chi perché ci ha lavorato anni e chi invece perché ci ha fatto cose. Le rovine sono appunto quelle che probabilmente erano una volta una fortezza o un castello, o forse addirittura una piccola cittadella. Non sapreste dirlo perché ovviamente buona parte di queste rovine sono state mangiate da vegetazione fittissima che ci è cresciuta sopra. In ogni caso l'accampamento, composto per lo più da tende, è sviluppato tutto in una radura esterna a queste rovine, dove probabilmente una volta ci doveva essere una sorta di piazza, una cosa del genere, perché è uno spiazzo d'erba molto ampio in cui ogni tanto vedete anche dei pietroni molto grossi. Immaginatevi fra l'accampamento di tende e le rovine un enorme buco che hanno iniziato a scavare probabilmente per accedere direttamente ai sotterranei. Quindi è tendenzialmente... Sì, non va... immaginatevi, sì, non è un buco che va dritto per così, ma... 45 gradi nel bravo, terreno. Esatto, okay. Che si... come fosse l'entrata di una grotta, okay, sostanzialmente. Questo, in verità, voi lo sapete perché avete partecipato anche agli scavi. Il motivo è che accedere alle rovine passando dalla struttura stessa, innanzitutto è un rischio inutile, perché passando in mezzo a sì, certo, l'architettura elfica è fatta per resistere nei millenni, però è anche in disuso da chissà quanti secoli, quindi, come dire, non è un azzardo che vi sentite di fare. Senza contare che poi, se vi ritrovate in una stanza e dovete continuare a scendere, comunque c'è da scavare, ed è più facile scavare nella terra che nella pietra. Ovviamente ci sono vari passaggi binari per far passare i carrelli da miniera, esatto, varie querrucole, robe, immaginiamo proprio un sito archeologico. E pomeriggio, quindi la manovolanza del sole nascente è in piena attività. Vedi gente tendenzialmente a torso nudo o comunque con pochi vestiti, perché è una zona con un caldo afoso, quindi c'è un bel caldo. E tutti quanti hanno semplicemente una fascia rossa con un piccolo sole cucito sopra per essere identificati come membri del gruppo mercenario. Ce l'ha anche lui? Tu sì, lui no, ma ne è una in più. Alastor, daresti per favore la tua fascia in più a Rendar? Dovrei averla, l'avevo messa... momento, mi ero visto un attimo tra le tasche e a un certo punto tiro fuori, non so, cioè, tiro fuori un coltello, no? Tiro fuori dei fogli, aspetta. Allora, metto una mano nella tasca dei pantaloni. Quale? Nei 40 di tasche dei pantaloni? In una tasca dei pantaloni, ok. Quella situata sulla coscia destra, ok, quella di... Tiro fuori questa. Una saponetta. Non ce l'ho il sapone nell'equipaggiamento. Adesso lo sapone, mi aggiungo il sapone. Il tuo amico è un mago? È un deficiente. Vabbè, tiro fuori alla fine, trovo storm, questa... Devo tirare su rapidità di mano per cercare questa cosa. Tiro fuori questa fascia e faccio... questa, legala al braccio e... Quale braccio? Non so, quello che più ti aggrada. Magari... No, quello che più ti aggrada. Guardo intorno per vedere tutti dove ce l'hanno. Fatti una percezione, così. Tanto quello che ti aggrada. Hai saputo che quelli veri hanno sul destro. 10. 10 in totale? Ok. Ma vedi che la maggior parte lo tiene sul braccio sinistro. Ok, allora a quel punto lì prendo e me la metto tipo sul braccio sinistro. E non mi ricordo più il nome. Boris. Boris, non so perché viene in mente Brord, non so. Brord? Che è l'unico nome che mi so. Ah no, ruoliamola proprio. Scusami Brord, puoi aiutarmi a mettere... Scusami, andare in... Puoi aiutarmi a mettere la fascetta, per piacere? C'è l'armata. No, mi abbasso. Il problema no, di Andros, che i nomi... questa è tutta... Noi abbiamo fatto la seconda stagione, che in realtà era una sessione sola, che abbiamo giocato 6 ore più o meno, forse, anche meno. Lui non se le ricordava veramente i nomi.
Non se ne ricordava veramente? No, no, è inutile, vabbè. C'è The Gobbies che non si ricorda il nome del mio personaggio in 16 episodi. Vabbè. No, no, è così, perché loro sono artisti. Allora, secondo me... Passo. Grazie mille. Bella stretta. Grazie mille. Allora, se ti dovessero chiedere quando siamo arrivati, noi siamo arrivati 2 settimane fa. Ok. Ok, l'importante, ricordatelo. Sì, sì. Sei sicuro che hai capito? 2 settimane fa. Ok. Mi giro da lui in nanico e gli dico, non so se ha capito. Speriamo di sì. Eh? Tu li senti parlare in nanico, però. Io non capisco assolutamente, quindi però sono pronto. Anzi, scusa, pardon, passo indietro. Fammi un tiro su intelligenza pura. Intelligenza pura? Sì. 8. No, ok, parlo in una lingua che non ti suona, okay. Non sapresti identificare che tipologia di lingua stiano parlando. Ok, va bene, a posto. Bene, e ora? Voi seguite me. Ok. Faccio strada io. E procedo verso il punto degli scavi in cui dobbiamo andare. Ok, allora... E mentre loro procedono verso il punto degli scavi dove devono andare, direi di sentire i primi messaggini, vi va? Sì, io ho fatto una prova e funzionava. Allora, ciao a tutti, e la mia domanda è rivolta più che altro a Gian e al personaggio di Galgit. So che l'hai creato quando eri bambino e mi stavo chiedendo che cosa ti ha ispirato a creare Galgit in quella maniera, cioè c'è stata un'influenza da qualche film, videogioco o simili? Perché mi ricordo che avevi detto in un video, mi sembra, che c'era stata un'immagine di Sakimi-chan che ti ha ispirato per il suo aspetto. Ma a farti scegliere proprio che fosse un elfo e un rogue, veniva tutto da quell'immagine o c'è stato anche altro, tue fantasie? Allora, per farla breve, il mio primo approccio con Dungeons & Dragons è stato Baldur's Gate 2 e io prima di giocare Baldur's Gate 2 mi ero divorato Warcraft 2. Su Warcraft 2 mi piacevano molto come unità e anche come aspetto dall'icona gli Elfi Ranger di livello superiore, quindi questi elfi con questo cappuccio calato sul viso, tutti sneaky, che fanno appunto mi muovo nelle ombre, cazzate varie. In Baldur's Gate 2 l'unica classe che aveva appunto il cappuccio nell'immagine era quella del ladro, quindi all'inizio è stato una questione estetica, elfo per quel motivo, ladro per quell'altro motivo, ero indeciso tra ladro e ranger perché mi piaceva l'idea che tirasse con l'arco, si fosse tutto sneaky, e quindi optai per il ladro. Poi giocando di ruolo, giocando di ruolo su Dungeons & Dragons e rimanendo sul ladro, all'inizio Galgit era un ladro arciere, poi però si è evoluto, combatteva prima con uno stocco, poi a due armi con i pugnali, si è evoluto. Quando dovetti decidere una vera e propria art del personaggio un po' più originale da semplicemente un anonimo ladro con un cappuccio calato sul volto e le orecchie a punta, andai verso Sothe di Fire Emblem, questo quando avevo tipo 14 anni. E poi una mia amica con cui giocavo un botto mi disse ho trovato Galgit, perché appunto Galgit nel momento in cui scelsi Sothe come illustrazione ebbe i capelli verdi, e poi questa mia amica mi disse ho trovato Galgit, e mi girò appunto questo elfo dai capelli verdi con i capelli lunghi e una sigaretta che in bocca, ha detto sì è perfetto, è lui. E però è stato proprio a scalare nel tempo. Se, un altro audio, vediamo se sono domande più grave. Domanda what if. Nel caso in cui il gruppo B, ovvero sia Boris, Alastro ed eventualmente pure Arion, avessero potuto scegliere chi farà entrare nel gruppo B, chi avrebbero scelto? Lo chiedo sia ai giocatori, ovvero sia chi secondo voi avrebbe potuto avere una miglior integrazione con il party, ma anche fare le cose più particolari a livello di spettacolo, sia ai PG veri e propri, chi gli sarebbe piaciuto conoscere. Gabriel? Ah, tu dici al posto di Rendar? Sì. Allora, sicuramente non Galgit, perché probabilmente alla storia Galgit avrebbero litigato. Ma secondo me no. Secondo me sì. Tu sei secondo me con sì, questa perché cosa. Sì, secondo me sì, perché tipo ad Alastor, cioè, tipo noi siamo un gruppo dove in realtà non c'è un vero capo, no? Quindi avrebbe visto magari Galgit per la serie. No, allora dobbiamo fare questo. No. No, io faccio quello che voglio, tu non mi devi dire cosa devo fare, e quindi probabilmente gli avrebbe dato fastidio.
Io Alastor l'ho sempre visto bene in combo con Anne. Io Alastor l'ho sempre visto bene in combo con Anne o con Sheeran. Secondo me dipende molto dal primo approccio. Cioè, Galgit è uno che ha bisogno. Cioè, il primo impatto fa tanto per Galgit. Allora, cioè di base sei un elfo. E ad Alastor gli elfi non piacciono. Anche a Galgit quindi... non piacciono. Quindi su questo. Quindi sarebbe stato comunque un po' così. Però te l'ho detto, secondo me, o Anne o Sheeran. Con Anne e Sheeran si sarebbe trovato molto bene. Vabbè, con Render alla fine si è trovato bene. Però con Anne o con Sheeran si sarebbe trovato tanto bene, secondo me. Vediamo. Ciao ragazzi, buona live e buonasera a tutti quanti. Volevo chiedere una cosa. Dato che il personaggio di Alastor, buonanotte, il personaggio di Gabriel non è così sveglio, diciamo così. Nella sua ingenuità, nel suo essere giovane, quanto è spaventato Alastor da Boris? Perché nella seconda stagione non si vede tanto, ma nella terza comunque si vede la spietatezza di Boris, che per inciso io amo alla follia. Vorrei capire come vede questa sua incisività. Non si dice così, ma insomma, ci siamo capiti. Allora, diciamo che di base Alastor, una cosa che cerco sempre di spiegare, che la gente purtroppo non capisce, Alastor non è scemo. Alastor fa lo scemo, perché se poi voi vedete, ogni tanto fa di quelle robe che tu dici, a cazzo, ma io non ci sarei mai arrivato. Il fare lo scemo è la sua modalità per la serie. Io passo per scemo in modo tale che la gente magari non mi prende sul serio, non mi calcola, quindi posso essere anche più passare volendo invisibile in alcune situazioni. Siccome per un orco è difficile essere... tenuto. Esatto, no? Cioè, per un orco è impossibile passare invisibile alla gente, perché comunque è un orco, è grosso e tutto, quindi già di base quello è. In più, se passa da scemo nel momento magari di un combattimento, lui è magari quello che non viene neanche calcolato, poi dice vabbè, tanto quello lo ammazziamo per ultimo, tanto è un coglione, non è che dà aiuto agli altri, quindi sai, magari si buttano su Boris, però comunque dall'altra parte faccio altre cose. Per quanto riguarda Boris, in realtà la storia di Boris hanno un ottimo rapporto, perché comunque lavorano insieme da tanti anni. E per quanto magari Boris no, però Alastor lo vede come un amico, perché adesso non mi ricordo se lo dico nella terza stagione, comunque uno dei migliori amici di Alastor è un nano, quindi in Boris magari rivede appunto questo suo amico, quindi non... di base Boris è, tra virgolette, il capo, quindi se Boris dice fai qualcosa, Alastor di base lo fa. Quindi molto, molto semplicemente. Alastor non ha paura di Boris, non ha paura della risolutezza di Boris, perché se Boris fa una cosa è sicuramente di base giusta, quindi quello, per quello non ci sono problemi tra Alastor e Boris. A parte che mi ha rotto una zanna. E mi ha tagliato un braccio. Riprendiamo allora, ragazzi, vi ricordo che se volete appunto farci domande a me, a Giulia o a Gabriel, potete mandarci appunto un audio Telegram di massimo un minuto sotto l'ultimo post appunto di In Tales Herald. Grazie Guine, che so già che lo stai spammando. Ricominciamo. Con nonchalance, come se fosse la cosa più normale che io facendo. Allora, l'accampamento è diviso principalmente in tre sezioni. Uno è l'accampamento dei mercenari, per l'appunto, dove è proprio, come dire, il loro accampamento per dormire, per bivaccare. L'altro accampamento è quello della chiesa, dove hai base anche tu, e che usate come QG, quartier generale, per gestire tutte le operazioni, dove ci sono tutti gli altri arconti e dove tendenzialmente vengono dati gli ordini. La terza sezione invece dell'accampamento è tipo una sorta di magazzino. Comunque, visto che c'era chi la chiedeva, faccio vedere soltanto al volo l'art che ha determinato. Eccolo qua. Questo qua era il design che mi aveva girato la mia amica. No, non il primo, non il secondo, ma il terzo, lui. E che è quello che ha ispirato poi il design di Galgit definitivo. Vecchissima arte di Sakimichi. Ti guarda Matt come stupito di questa cosa. Hai visto come hanno parcheggiato lì i vari carri meccanizzati, hanno fatto lì il deposito per le varie strumentazioni e da lì a poco distante c'è il cumulo di terra che è stato scavato. Beh, è un quantitativo di persone non indifferente, quante... No, vi siete mossi in massa. In realtà per la chiesa ci sono soltanto una decina di elementi, no? Su quindicina.
elementi importanti, come appunto gli arconti, che sono stati mossi. No, è finito, Leo, mi dispiace. Purtroppo è finito. Leo. Non per te, però, quindi... Ma era tutto morto nell'ultimo episodio, tutto rigido, no, quindi non è detto. Era vivo. Poi se che si risvegli dopo 50 anni, questo non... Vabbè, è tutto rigido. Leo. Leo, però possiamo farlo lo stesso tra di noi, se vuoi. Facciamo pre-show tra di noi. Sì, se proprio ci tieni, Leo, vieni giovedì qui, ci facciamo le coccole... Guardiamo un episodio di Navigabile vecchio. Ma tipo a caso, proprio sì, dal sì, cilindro ne tiriamo fuori uno. No, e... L'11. Va bene. In un numero discreto e poi paladini, inquisitori, scorta sostanzialmente. Mentre del sole nascente ci sono una cinquantina di elementi. Poco meno di una cinquantina. Perché ovviamente comunque è un lavoro pesante, richiede una turnistica e... Certo. Mentre stiamo andando, ok, quindi abbiamo un'idea veramente di che cosa stiamo cercando? Sì, magari non ne parliamo qua. Ok. In caso tu hai la tua tenda personale, che ovvio è un muro insonorizzato, quindi se qualcuno passa... Certo, il cuoio è quello che lancio e si apre. Sì, esatto. Però almeno hai la tua tenda privata, tu no, hai le tende, sì, come dire... Giulia, non devi sussurrare, sennò il microfono non ti percepisce e non ti sento. Ma io non voglio disturbarli. Ma no, ma non è un problema, davvero. Devi disturbare la gente che guarda. Sì, noi avevamo finito le riprese del gruppo A prima dell'estate, mi ricordo che avevamo finito. Mm-hmm. Tipo, forse a luglio abbiamo finito le riprese del gruppo A della seconda stagione. Sì. E poi, siccome dovevamo lasciare lo studio a fine settembre, abbiamo detto, oh raga, allora quando lo facciamo, allora settembre, appena io ero via, mi ricordo che ero giù dai miei, sono tornato una settimana prima, abbiamo girato e poi noi in 3 giorni abbiamo rismontato tutto il set e abbiamo portato tutto a casa mia. Sì, praticamente le ultime cose che abbiamo girato sono state il gruppo B e la scena nel confessionale di Andros. Di Andros. E poi abbiamo smontato tutto. Qui eravamo già arrivati al fatto che... avevamo già finito tutto da mo prima di pubblicare, sì. Sì, perché fatto... no, perché noi avevamo finito di girare di... voi a luglio, noi a settembre e questo episodio è uscito a Lucca. Quindi no, non questo episodio. No, quello prima, quello precedente. Quello prima è uscito a Lucca, quindi ai primi di novembre. Come al solito. Quindi si stava proprio facendo. Stavamo ancora montando, sì. Stava montando in corso d'opera. Sì, sì, fino alla fine della terza stagione abbiamo montato in corso d'opera, solo ma anche Navigabia, cioè Navigabia è stata girata tutta quanta prima e a livello di montaggio eravamo con 2 mesi di vantaggio rispetto alla pubblicazione, perché Luca ha voluto cambiare il metodo lavorativo, il metodo operativo, per cui quasi tutto quello che pubblichiamo su YouTube in realtà è pronto da mo. E invece per quanto riguarda Luxastra seconda e terza stagione cercavamo di avere il maggiore anticipo possibile, ma mano a mano che passavano le settimane la serie cominciava a raggiungerci. Ah, scusami, qua però, quindi questo episodio circa quando sarebbe uscito? Questo è uscito a novembre. Giulia, sei mutata per caso? Sì. No, ci siamo incastrati col microfono. Lo immaginavo. Questo è uscito a novembre, ma l'abbiamo girato a settembre. Cioè, la nostra parte è girata a settembre, mentre la vostra era già girata da maggio. Non è quello uscito a Lucca però questo? No, questo quello è prima. Quello uscito settimana dopo Lucca. Il 208 abbiamo iniziato quindi a pubblicarlo a settembre? Noi abbiamo iniziato, sì, bene o male a settembre. Ah, ok. Cioè, quando è stato pubblicato il primo episodio noi non avevamo ancora girato questo. Ma noi sono troppissimo sicuro. Non l'avevamo ancora girato. Ok, quindi in quell'anno abbiamo portato a Lucca quell'episodio prima, l'episodio speciale, sì. Ok. Sì, perché era l'episodio in cui compariva Michele, comparivano Gabrio e Luca, era un episodio bello hype. Ok. Fa impressione quando quanto giovani Luca e Gabrio qui avevano 20 anni, se non è... Ma non è vero, ma è di 3 anni fa questo episodio. Sembrati più giovani. No, 3 anni fa no, 2 anni fa. Questo è di 2 anni 2019. E mezzo fa. 2019, che è l'anno che siamo andati, l'ultima volta che siamo andati a Lucca pre-pandemia, quindi 2019. Che Andros è rimasto uguale idea. 3 anni fa. Voi siete cambiati. In realtà è che io quando porto i capelli più lunghi non si vede che sono così tanto bianchi in realtà, quindi ero anche più magro, cioè nel senso, avevo uno stipendio lì.
Il personaggio di Artemisia è stato ideato da te o uno di tanti NPC che Meta ha inserito nel tuo background? No, il personaggio di Artemisia è un personaggio che faceva parte del mio background prima che ci mettesse mano Matt. Meta ha definito, diciamo, alcuni dei dettagli di Artemisia. Non a livello estetico, ma a livello, diciamo, di suo background e sua influenza nell'attualità. Ma io gli ho definito chi era, cosa era successo nel rapporto con Galgit. Da campo quelle di squadra dei mercenari. Elementi che vi interessano sono, vabbè, la tenda QG della chiesa, dove tu immagini facilmente in questo momento ci siano gli arconti che stanno facendo le loro cose. C'è la tenda del caposquadra del Sole Nascente, dove anche lì potenzialmente dovrebbe esserci il tizio, e basta. Poi ci sono vari elementi con cui potete discutere. In questo momento dalla galleria per entrare agli scavi è parecchio affollata. Vedete gli uomini del Sole Nascente che fanno avanti e indietro con... Sto notando che noi siamo stati team camice fin da subito. Sì, voi sì. L'entrata è bella larga, ci stanno due piste di rotaie e l'attività è febbrile. Quindi praticamente una che va, una che viene. Sì, sostanzialmente, okay. Esattamente. Cosa c'è in questi carrelli? Terra, pietra... Anzi, sì, terra e pietra. Okay. Ogni tanto escono anche con pietroni tipo di marmo, però tenuti con un pietrone. Attimo di attenzione. Tu sai perché uno degli arconti ha detto espressamente: se trovate robe particolari conservate, potrebbero essere dei reperti interessanti che noi, come dire, potremmo portare in qualche museo eventualmente. E infatti, mentre attraverso il cumulo di persone macerie che affollano l'ingresso delle rovine, chiedo a un eventuale capocantiere o qualcuno che conosco, che so, un ruolo di responsabilità. Salve, buon uomo, a meno che io non ne conosca il nome. No, riconosci uno dei capi squadra dei vari settori. In quel momento stava parlottando con due degli operai. Appena gli rivolge la parola, gli dà un ordine e poi si gira verso te. Ah, buongiorno Arconte, come posso aiutarla? Buongiorno. De Totti. Lo sapere se erano nostre trovate. Sì, è proprio il capitano lui. È il capitano. Ma Totti, allora, guardi, vedi che ha, sai, tipica lastra di legno, quella su cui mettono i fogli. Ma in verità abbiamo trovato dei lastroni di pietra con sopra delle incisioni. Sì. Tutti i nostri artisti sono migliorati. Quanto sono migliorati? A palla. In ogni caso ve li abbiamo disposti nel settore C. Abbiamo trovato anche dei piccoli idoli, o almeno supponevamo fossero delle piccole statuette di pietra, però anche lì sono molto rovinati. Noi nel dubbio abbiamo conservato tutto quanto, poi ovviamente lasciamo a voi Arconte, puoi dire, il compito di giudicare. Assolutamente, vorrei vederle un secondo, è nel C adesso. Sì, e ti indica il settore. È vicino. Sì, un minuto forse neanche. Facciamo una piccola deviazione, devo controllare una cosa, sia mai che sia qualcosa di importante. Oh beh, il capo sei tu. No. Io mi guardo intorno perché sono ancora un po' stranito io da questa situazione. Noto che lui si sta guardando intorno come un ebete. Sì, come un ebete, anche perché cioè proprio... è appena arrivato, lo stai tenendo un po' d'occhio, quindi te ne accorgi senza troppa difficoltà. Cioè, sono disinvolto, nel senso non è che sono così, cioè sono così, però... Intanto ogni tanto l'occhietto ti scatta. Tra l'altro appoggiato nel nulla perché è in piedi. Quindi vabbè, ma adesso Andros ci regala alcuni dei momenti migliori della storia. Gli lancio un'occhiataccia senza dire niente. Io, vedendo la situazione, mi frugo di nuovo in tasca del cappotto, gli faccio di nuovo segno. Tiro fuori una fiaschettina, tipo borracetta, e faccio, bevi. Fa bene questo, fa bene. Dentro c'è del vino. Ok. Faccio... Ciccio. Tutto. Lo stanno usando. Stanno bevendo tutto. Che cazzo stai facendo? Ma c'ha sete, ma scusa, ma ha fatto le... Ma siamo in un cantiere, ma mettigliela via. Ho capito, ma se uno ha sete nei cantieri non si beve, cosa fai? Allora tu lavori e ti disidrati? Io sono interdetto in tutto questo qui perché pensavo... A parte che... Infatti, tra l'altro, cioè, io ho annusato... È un tavernello, per intenderci, c'è una roba... Lo metto così... Ma mettila via. Dopo. Un po'. E lì c'è tanta gente, giusto? Cioè, nel senso, non siamo da soli, beh, allora, c'è il tizio. Sì, no, beh, il tizio ovviamente appena gli ha detto, si è girato e è tornato al lavoro.
C'è tanta gente, sì. Sì, un po' sì. Ma nessuno vi sta cagando di pezza. Ah, ok, sono, cioè, stanno lavorando, questi sono tipo bergamaschi. Allora mi rivolgo a lui e dico... tipo bergamaschi. Arconte? Sì. Sì? Sì. Di cosa? Sono tentatissimo di ridestare. Hai il mio, hai la mia autorizzazione. Però non mi sembra il caso. Sì, sono arconte della chiesa. Ah già, è vero. È vero. Ok, no, curiosità. Era la curiosità. Che è uno importante. No, non lo metto in dubbio. Per fare un piccolo promemoria, all'interno della gerarchia della Chiesa, beh, in cima c'è il vicario, che è tipo il Papa. Sotto ci stanno i 5 alti arconti, che sono praticamente quelli che gestiscono al posto del vicario tutte le varie divisioni. Sotto di loro ci sono gli arconti veri e propri. Gli arconti sono praticamente, mettiamola così, se il vicario è il re, sotto di lui ci sono i principi, che sono gli alti arconti, sotto gli alti arconti ci sta la nobiltà. Quindi la classe degli arconti sono questi elementi molto importanti, ma non sono in cima alla catena, okay, elementare. Certo. Quindi lui può dare ordine a destra manca, ma sopra di lui c'è altra gente ancora più importante. Ok, perfetto. Ti seguo. Grazie. Raggiungo la Reci, che grazie, sostanzialmente grazie, è di fianco a educato Boris, dove insomma viene buttata la terra era, e tutto quanto, quindi voi vedete questa montagnetta di terra, e di fianco invece un bel telo con sopra un tendalino per fare ombra e tutti questi pietroni e pietre pietruzze messe o su tavoli o per terra in base alla... Ma tu lo sai perché facciamo sta cazzata? Perché tu non hai visto Antichi Sussurri, il primo cronaca di Luxastra, quello con mio fratello? Sì, sì. Che c'è il cattivo che si chiama Pietrone. E che mio fratello... Pietrone. Si è diffuso un botto. Cioè ogni volta che adesso qualcuno su Telegram o in live dice Pietrone, c'è sempre qualcuno in chat che fa... Pietrone. Ah, per quello. La grandezza. Tutto proprio ben archiviato. Vedi anche proprio dei fogli con una brevissima catalogazione. Non ho offeso il nome di tuo fratello. Ho una descrizione anche vaga. Il nome di merda. Sì, allora... Prendete la gommetta. No, allora... C'è il sole, allora, c'è il sole in questo momento? Sì. Allora, non... Arion, a te Boris ha proprio dato una descrizione di quello che state cercando. E noi che lo caghiamo minimamente invece... per questa cosa è bellissima. Alastor... è stato molto più vago, ti ha semplicemente detto che loro sapevano cosa cercare. Non te la descrivo con precisione matematica, ma ti ha spiegato che deve essere un cristallone azzurro grossissimo, forse con una base di un qualche marmo, di una roba del genere, ma quello che va trovato è questo cristallone azzurro grosso. Allora, raggiungo la zona dove ci sono tutte le cose raccolte, sì. L'area C, giusto? Sì. Ok. E mi guardo subito attorno velocemente cercando se vedo un cristallone come me l'ha descritto Arion in quelle macerie lì. Lì trovi uno dei tuoi apprendisti cronistorici. Yeah. Sì, il mio preferito. Garban Rhydgar, erede di Rhydgar, il tuo maestro, eccetera, eccetera. Lo sta semplicemente analizzando e catalogando i vari reperti. Garban, ciao. Ah, maestro, buongiorno, anzi buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a te. Qualcosa di interessante? Ma in verità nulla di che. Abbiamo trovato questi bassorilievi, ma sono troppo usurati dal tempo, sono praticamente illeggibili. Abbiamo trovato questi tipi... Biolok, com'è Gian Stanco? Ma come no, ti permetti? Esatto, non è Gian Stanco, è Gian. Oh! Allora! Però ti assomiglia un sacco! Ma... è Gian, guardalo. Vero, ma non sembra stanco però. È Gian, appunto, non è stanco. Ma io... tipo piccoli totem, in verità suppongo che alcuni siano delle urne funerarie, ma sono rotte, quindi il contenuto è andato perso. Altri invece sembrano più degli antichi idoli, una cosa del genere. Abbiamo trovato un'area dove ci avevate consigliato di scavare, maestro. Non ne ho la certezza matematica, siamo ben inteso. Però supponiamo che fosse forse una specie di magazzino, forse un museo, perché abbiamo trovato un discreto numero di questi oggetti particolari. Ok, è quell'area di cui parlavamo appunto l'altro giorno? Sì, dopo essere giunti in quella specie di crocevia, rispiega rapidamente a favore di memoria. Le due vie libere, voi ci avevate appunto consigliato di andare a ovest, e l'abbiamo fatto, abbiamo trovato questa sala piuttosto ricca di reperti, in effetti. Ok, volevo andare di persona a controllare, giusto così, perché
Quanto sono grossi questi idoli, più o meno? Una bottiglia d'acqua, più o meno. Alcuni, no, anzi, i più grossi sono come una bottiglia d'acqua. I più piccoli, invece, come... Ne prendo uno grosso per guardarlo e esaminarlo. Ok. Sembra semplicemente una sorta di uovo, diciamo, di pietra, più stretto e più allungato, con sopra delle incisioni. Alcune forse possono ricordare un volto, un viso, però sono talmente tanto usurate che sembrano più sassi che altro, ecco. Girandolo tra le mani vedo se c'è tipo la possibilità di aprirlo, o se no, ci sia un sassone, un pulsante, qualcosa che non si sa mai nella vita. Fai una prova su... indagare. 12. No, è un pietrone. Un pietrone, sì. A me ricorda pietrone. Qualcosa che ho contrabbandato. Ti fammi un tiro su intelligenza. Puro? Sì, puro. 20 naturale più 1. Ok. Ti ricorda effettivamente, vagamente in realtà, alcuni reperti che hai visto in alcuni musei o robe del genere. Nulla che hai mai contrabbandato, ma sai che possono avere il loro valore per musei o collezionisti. Ti ricordano appunto delle statue votive o comunque religiose dell'antico impero elfico. Però questi sono veramente in condizioni impietose. Cioè, sì. Questi sono, li prendi e li butti perché non valgono assolutamente un cazzo. Allora, mettilo giù, sono cavolate. Questa roba qui non vale niente. Oh beh, troverò qualcos'altro. L'hai lanciato? No, ero... Oh beh, cioè, sono molto fisico io che mi sono... C'è già Ridgar, no! Lo prendo, lo rimetto a posto, niente, lo guardo. Vedi Ridgar che... Bravo Ridgar! Grazie maestro. Sì, dopo questo okay. Ci è arrivato anch'io da questo qua, gli do una pacca sulla spalla e dico bravo! Anch'io mi sono preso bene, bravo! Grazie. Io, arrivederci. Ma, maestro, perché hai girato il mercenario? Stavo facendo vedere... Sì, sti quadri. È così imbruttita. Immagine di Alastor quando viene messo dietro altri personaggi. Sì, perché è enorme. Fa così brutto. Che male, esattamente. Ah, ok, va bene. Non suono affari miei, maestro. Se avete bisogno mi trovate qui. Finisco di catalogare queste cose e poi andrò a fare rapporto alla tenda principale. Sì, certo. Non c'è problema. Saluto. Buon proseguimento, maestro. Altrettanto. Mi avvicino a lui, mi abbasso. Fine, devo passare la vita ad abbassarmi. Non ti fa bene all'ernia. No, il mio orco, grazie a Dio, non le ha. C'è ancora giovane. Per ora. È per ora. Lo guardo e dico, Boris, potrebbe essere una buona idea. O forse no, non lo so. Potremmo andare a provare a chiedere al capo quello dei mercenari. Magari loro qualcosa l'hanno trovato. Allora, i mercenari, per quanto siano amici della Chiesa, sanno bene che qualche guadagno extra può essere utile. Quindi magari, sai, qualcosina. E di base non possono, quindi prima lo devono portare al capo e poi... Quindi potremmo andare a chiedere, ma è meglio che lui ci aspetti fuori perché se lo vedono con... Là, no, non, certo, ovviamente, ma non vorrei mai che, sai... La domanda che faccio io... Siamo abbastanza distanti da Ridgar. Vabbè, io mi sono anche abbassato perché vuol dire che. Sì, no, ma immagino che non l'hai fatto mentre eravate ancora sotto no. Il tendaglio. Ridgar, come l'avete salutato, è tornato a scribacchiare in maniera molto concentrata. No, poi giustamente, se non volevo farla un po' più sneaky, non mi sarei abbassato per parlare con lui. Sarei rimasto in piedi e avrei parlato comunque, normalmente. Va anche da calcolare che tu, Ridgar, l'hai praticamente cresciuto. Guardandolo, sai che era concentrato e non vi stava cagando. Per quello non mi sono preoccupato troppo di quello. Sì, sì, sì. Del rapporto, eccetera. Non ho detto niente di fuori dal... No, era più che altro quando vi siete allontanati lui si è abbassato, tu hai dato un occhio, hai visto che Ridgar era concentrato e però, Ma vedi, Alastor, quello che stiamo cercando non è semplicemente una cosa che ti infili nella tasca e via. E che cos'è che stiamo cercando? A questo punto te lo chiedo anch'io, ha ragione quello nuovo. Frenzar ha ragione. Frenzar. Vabbè, Frenzar, Rendar, c'è sempre l'orecchio a punta. Cioè... Rendar, quello nuovo. Intanto non capisco perché il corvo non abbia coinvolto in queste scelte del personale. Nel senso... Vabbè, lo sai come lavora. Se ce l'ha mandato... Vabbè, qui abbasso la voce non tanto per non farmi sentire da lui, ma per non farmi sentire intorno. Vabbè, ascolta, se ce l'ha mandato... Guardalo.
Cioè, se dovessimo fare a pugni in locanda, cioè, una mano me la dà lui. Lo schiaffone li tira anche lui. Tanto io sono entrato qua dicendo buongiorno e la gente reverendisticamente mi ha salutato. Se arrivavi qua dentro, vabbè, solo, comunque, l'unica cosa che ti facevano fare era scavare. Comunque, indifferentemente... Due! Indifferentemente... Non farmi alzare il secondo dito. Ma sei già alzato il secondo dito? Farmi alzare il secondo dito. Mettendo alto. Io nel frattempo comincio a fumare nervosissimamente, creando una nuvola di fumo immensa. Cosa che non è più permessa. Non è più permessa. Non lo possiamo più fare, perché sennò rischia di peggiorare la qualità delle camere. Ma lì una volta si poteva fare perché avevamo delle camere ancora un po' becere. No, è perché un tempo Luca non gestiva il set col pugno di ferro come ha cominciato a fare. Adesso, per dire, c'è proprio nell'ultima settimana ha stampato un foglio A4 e schiaffato sulla porta del set. Ha scritto vietato svapare sul set, perché dopo la giocata di Dungeons and Dragons con Magic, dove io durante la partita Magic avevo caldo, ero stressato, mi sono messo ogni tanto a fumare di nascosto e Luca mi ha bestemmiato in faccia un po' durante il montaggio, e quindi non si può più, non si può. Percezione, scusa. 20 naturale, vabbè, più 2. Bravo Tolkien, oggi si dà da fare. Meno male. Guarda che dopo aver tirato una... fatto una tirata di sigaretta, intorno a te ci sono due o tre operai che stanno lavorando... Ti guardano e tornano a lavorare. Appena lo vedo. Che cazzo fai ancora? Fumo. Prima bevi, poi fumo. Ma non ho bevuto, ho solo sentito l'odore. Tra l'altro non ne ho neanche. Non è quello il punto. Siamo in un cantiere. In un cantiere non si fuma, non si beve. Vedi qualcuno che fuma qua? Effettivamente no. Beh, forse dovresti aspettare che tutti vanno in pausa, ma siccome qua le pause non si fanno. Queste non sono mica mani da carpentiere. Si vede che non sono uno di questi che... Questo è tutto un problema. Ecco, uno di questi. Render classista. Mamma mia, non sono uno di questi qua, poveri, che devono lavorare. Io non è neanche una faccia da intelligente, però ti abbiamo portato dietro lo stesso. Ho capito invece perché tu sei arrivato principe del foro. Io qua mi... Capisci proprio quando uno si gonfia, no? Tu non hai la faccia da intelligente, ma ti abbiamo comunque portato con noi. E Render, certo, perché tu invece sei un principe del foro. No? Sì, io ti vorrei, giusto per tua informazione, io sono alto 2,18 m. Sì, beh, ma infatti il mio non era, quindi, ma infatti il mio non era un... Io comunque mi alzo, mi gonfio. Allora, Ciccio, primo, ti calmi. Così sono diventato incredibilmente serio all'improvviso, senza motivo. Io guardo lui, Brord. Boris. Allora, ascoltami un attimo. Calmati. Io sono tipo... Respira. Stai respirando? Scusami un secondo, Alistair. Non è che mi puoi dare della faccia da pirla e dopo due secondi aspettare che io ti dica buongiorno. Io mi giro verso di lui e il nanico gli dico: io gli spacco la faccia adesso. Ma forte proprio, eh. Andiamo a parlare con il tuo capo banda di quella centaglia che c'hai te. C'hai dei guanti in più? Cioè, in un cantiere li troviamo dei guanti da lavoro. Metti su due guanti da lavoro, per favore. Almeno fai finta. E prendi una pala, troviamo una pala. Di fianco c'è la zona adibita magazzino, quindi potete recuperare lì sia guanti che pala. Okay, che prendiamo un paio di pale e dei guanti, almeno siamo meno delle mosche bianche. Di travestimenti ne ho fatti tanti nella mia vita, ma almeno per salvare il mondo travestirmi da carpentiere, no. Senti ragazzino, ci sei dentro fino agli stivali. Certo, questo lo so, però... Non l'abbiamo deciso noi, sei arrivato qua. Ma nemmeno io ho deciso di venire qui. Siamo obbligati a collaborare. Collaboriamo. Dove sono le pale? Là. Vado a prendere una pala. Ok, arrivate, varie casse, c'è un tendalino con sotto alcune casse aperte, lì trovi due sempre operai del sole nascente. Sono lì che in verità stanno parlottando, uno tiene dei fogli in mano, l'altro lo ascolta mentre fa un elenco, probabilmente, e quando arrivi ti guardano. Sì? C'è bisogno? Sì, avrei bisogno di... Siccome ho perso i guanti e la pala, non li trovo più, insomma, me l'avranno presa qualcun altro. Avrei bisogno di due guanti e una pala. Ok, sì. Vedi, ti danno tutto, ti danno anche un elmetto. Berrettino. L'elmo fisso, mi raccomando, non toglierlo mai, perché se ti becca il capo ti fa un mazzo così. Che dopo l'ultimo incidente, col sindacato abbiamo avuto un casino che tu non puoi neanche immaginare. Ho notato. I guanti non perderli, per cortesia, che ogni anno ci spendiamo un sacco di soldi per i guanti persi. Pala, capisci chi l'ha presa? Perché comunque le abbiamo contate, cioè ne abbiamo portate extra, sì. Però insomma,
No, per il resto vai, libero. Perfetto, grazie mille. Figurati, buon lavoro. Prendo la pala e arrivo. Mentre lui arriva verso di noi, cioè quando lui è quasi arrivato praticamente davanti a noi, io tipo metto un ginocchio a terra, mi sporco le mani di terra e con le mani sporche di terra gli sporco la camicia e la faccia. Dico, così sei più credibile. Ma perché? Ma questa camicia è la mia camicia preferita. Beh, ne avrei portato un'altra di scorta. Ma secondo te io faccio attraverso i tunnel del wormhole e vengo con una camicia di riserva? Ho capito, ma se non sei sporco non sei credibile. Se non sei credibile ci fotti la copertura. Vabbè, dopo ci sarà un posto dove sistemarsi. Vabbè, una secchiata d'acqua da qualche parte la troviamo. Andiamo. Andiamo dal tuo capo per vedere se... Va bene, faccio strada io. Sai com'è? Se vede me, probabilmente si intasca le robe. Allora, facciamo così. Vado io? Ma cosa vuoi andare te, per cortesia? Non sai neanche di chi stiamo parlando. Appunto, però siamo sempre qua. Ti calmi, sto parlando qua. No, no. Cazzo. Vado io. Voi... Raga, che bella scena. Cioè, vado io. Che cazzo vai tu? Cazzo. Non lo so, vedi un po' tu se mi volete... State qua, faccio io, dai, faccio io. Tieni d'occhio Fraus. Io prendo e comincio ad andare verso la tenda del capo del sole nascente. Ok, sostanzialmente è una tenda circolare centrale in mezzo alle altre tende da campo, quelle molto più grandi, dove ci sono sostanzialmente i dormitori degli operai. Fuori ovviamente ci sono... due guardie, queste invece sono con l'armatura tipica del sole nascente e un'armatura in cuoio con vari fregi rossi e vari soli incisi o dipinti sopra. Ovunque. Appena ti vedono, alto. Buongiorno guardie, buongiorno ragazzi. Dovrei colloquiare, se possibile, con il capo. Il capo non è qui. Oh mannaggia, dove posso trovarlo? E sta parlando con l'arconte magister. Capisco. Posso vabbè, provo più tardi, quando lo trovo libero provo magari più tardi, vedo un attimo se riesco a trovarlo dopo. Vabbè, non è una cosa urgentissima, quindi, e dicendo questo piano piano mi allontano. Però vabbè, non vi preoccupate, poi ripasso, torno dopo. Detto questo, mi allontano fino a che loro mi perdano praticamente di vista e cerco di arrivare sul retro della tenda senza farmi vedere, passando in mezzo alle altre tende. Allora, fammi prima un tiro percezione. Poi mi venite a prendere voi che mi ingabbiano adesso. Ciao. 4. In totale? 4. Quanto hai fatto di dado? 3. Tarae. Fammi un tiro su furtività, allora. Ma perché lui fa 3, va bene, io ho 4, no, morto. No, non va bene. No, aspetta, pensaci un attimo, Andros. Dopo il suo tiro non ho detto niente. Ah, è vero, e quindi vuol dire... Bravo, vero. 20. Nat? No. Effettivamente riesci a fare il giro, infilandoti un po' fra le tende e tutto. 4. Giri, e arrivi sul retro della tenda centrale. Ok, sul retro ovviamente non ci sono aperture, non c'è niente. No, è tutta piantellata. Come piantellata per terra? Nel senso, posso alzare un lembo e guardare sotto o proprio tutto il bordo è piantellato? No, la tenda ha tutta quanta la base picchettata. Ok, tiro fuori il pugnale. E faccio un... Sai, tipo uno squarcino così. Squarcino le balle così. Guarda la buccia di Matt. Per guardare dentro. Metti che questo idea. C'ha qualcosa... Gabriel, ormai l'hai detto. Sì, no, ormai l'ho detto. Io non sono d'accordo. Tu non ti preoccupare. Si è messo a verbale. Tu non ti preoccupare. Ma voglio guardare dentro perché... Cioè, ovviamente non è che faccio... Ehi là! Scusi! Buonasera! Scusi. Eccomi qua! Scusi, chi ha fatto palo? Esatto. Allora, la tenda è di tessuto spesso, quindi, come dire, dentro non è... illuminato a giorno, ma dal davanti, che comunque era aperto, entrava della luce. Dentro intravedi Desler Rova, che è il vice capo della squadra del Sole Nascente, che a differenza di Trevor Diggler, che è il capo, come ti dicevo, è abbastanza permissivo, non hai capito perché, ma ti lascia un po' fare. A questo Rova invece sta sul cazzo che la gente non faccia quello che gli si dice. E soprattutto se vede un operaio che non sta facendo il suo lavoro e uno che... Cazzi a schiaffi. Esatto, okay. è uno di quelli che non è mai da dire. Insieme a lui c'è anche Codlan Kobo, un mezz'orco che è il rappresentante sindacale. In questo momento sono al tavolo, uno davanti all'altro, che stanno discutendo davanti a dei fogli di carta in maniera abbastanza animata, seppur a voce bassa. Capisci che stanno dicendo robe importanti,
ma che non urlano, anche se la tensione è palpabile. Ok, non capisco cosa dicono. Sento un parlottare in generale. No, ma... in verità, sai, avendo aperto, esce fuori e stanno discutendo di dei pagamenti arretrati, dei vettovagliamenti. Capisco che effettivamente il capo non c'è, non vedo niente di strano, quindi... metto via, con una certa nonchalance, rifaccio il giro per tornare verso l'uscita del campo. E da qui è nato tutto. Ovviamente tu non fai più ombra e la luce filtra. E senti da dentro. Ma quel buco? Oh no! Dici o è un pensiero? È un pensiero molto forte. Posso... Oh no! Fammi un tiro su furtività. Ti ricordo che sei 3 metri per 4. Su 2,18 per 130. Con svantaggio. Con svantaggio? Sì. Oh, questo dato mi fa cagare, aspetta. Aia. Beh, ho fatto 6 e 3, 9. Ok. In quel momento... riesci a non dire o no ad alta voce, ti fermi un attimo, ma quando ti giri ti accorgi che effettivamente c'erano delle altre guardie che si erano mobilitate e sono lì che ti stanno guardando avvicinandosi. E io comunque le conosco perché fanno parte comunque della compagnia, di vista almeno. Boh, sì, forse. Vabbè, comunque portano i colori del... Sì, sì, sono tutte quante guardie del sole nascente e da dentro senti che spostarsi di sedie e gente che sta per uscire. Ok, io... con una calma molto poco credibile, vado verso le guardie e dico: qualcuno deve aver provato a far... c'è un buco lì nella tenda, non so se l'avete notato. Me ne sono accorto passando, stavo facendo e ho visto, bisognerebbe avvisare qualcuno. Tira su inganno. Non tiro su intrattenere col più 8. No, tira su inganno. Okay. Inganno. Malissimo. 20. 16 più 4, 20. Ok, va bene. Allora, che culo. Ti guardano malissimo. E io intanto penso, oh no! Ti guardo, proprio percepisci che ti guardano malissimo. Il tuo nome? Io sono Alastor Rogar, faccio parte del... Va bene, potete chiedere tranquillamente al capo, al signor Digler. Fila. E ti superano. Fate un ottimo lavoro e vado via. E torno da loro. Ok. Nel frattempo, finché buon Alastor era andato a fare le sue marachelle, mi rivolgo al buon Renda. Ok. Fender, scusami. Dimmi tutto, Bron. Dica, fra tutti ragazzi. Oh. Cambiamo i nomi sulle schede. Cambiamo i nomi sulle schede. Secondo Mamma me è un momento in cui... cioè, durante un mega combat finale, dite tutti insieme il nome corretto degli altri, tipo parte una magia invincibile. No, ma allora, ma... con il potere dell'amicizia dei tipo uomini. L'urlo di Atena dei Cavalieri dello Zodiaco. Sì, sì, sì. Allora, direi che comunque siamo arrivati ormai in quarta stagione a chiamarci col nome giusto, eh? Ok. Col nome giusto, anche perché dopo quello che mi ha fatto Render in terza stagione, adesso lo chiamo col nome giusto. Non lo chiamano anche più Randy. Randy? Non lo chiamano neanche più Randy, no, perché non se lo merita il mio amore, cioè, sono troppo per lui. Comunque, c'è ancora la scena post-credit, questa è una di quelle più lunghe, è praticamente un anticipo di quello che vedremo appunto nell'episodio successivo. Io questa faccio fatica a ricordarmela perché ho fatto talmente tante sigle di chiusura per la terza stagione con la musica di Rob che questa me la dimentico sempre. Chi è quella? Indicando con lo sguardo ad Arion. È un fantasma. Un fantasma molto consistente per quello che ho visto 2 giorni fa. Io l'ho vista. Cosa? Da qui la domanda: chi è lei? Come hai fatto a vederla? Dove? Fatumastra, Corialus, ti dice niente questo nome? Beh, c'è Corialus che sta minacciando tutta la città di Fatumastra. E lui e i suoi elfi delle macerie riescono a spostarsi, utilizzando credo delle gallerie, grazie a quella donna. E la indico con... l'ho vista nella banca, sfociare dal terreno, a braccia aperte. E poi uno degli uomini di Corialus gli ha dato qualcosa in mano e... spariti. Non so chi sia. So che la usano per spostarsi tra le gallerie, penso, e su tutta quanta Fatumastra, chissà per quanta estensione del terreno. Da qui la domanda.
chi è lei? Dunque, a livello, non so se devo tirare qualcosa. Dimmi il tuo pensiero. Per carità, sono longevo, però non so se si possa in qualche modo avere sudorazione all'interno di questo mondo onirico, però rimane il fatto che il mio essere basito è abbastanza concreto. Però per quanto concerne la conoscenza della storia, non ne so nulla. Il mio personaggio, soprattutto il mondo, questo tizio è vivo, questo imperatore? Nonno di un imperatore morto è vivo? Considera che, cioè, affinché Corialus possa essere per vivo... Per carità, sono elfi, quindi d'accordo. Ma però... questo dovrebbe essere vivo da tipo più di 1000 anni, no. Quindi è fuori scala. Fuori, cioè, scala. È una roba che dici... No, non è fattibile. E questa donna... Non era morto. E io la ricordo solo come compagna, oppure sì, aveva un ruolo... E non sai cosa fosse lei prima della caduta dell'impero. Quando tu hai trovato la tua tribù, erano già reietti, vagabondi, eccetera, e nessuno ha parlato del suo passato all'interno dell'impero. Quindi non sapresti fare un collegamento diretto. Però il fatto che ti sembra impossibile che lui abbia potuto vedere lei, perché lei esiste... solo qui. Visto che comunque appunto questa mia abilità è abbastanza anziana e che potrei, tramite gli insegnamenti ricevuti, comprenderne alcuni dettagli, ho idea di cosa possa rappresentare la sua forma meticcia, diciamo. Ok, no, qua sì, ti faccio fare un tiro su conoscenze arcano. 13. 13 più... 3. Percepite tutti quanti che è un momento di concentrazione. Fatto. Continuate a vedere i porti, i boschi, le cattedrali, eccetera. Ma improvvisamente sembra che tutto stia deviando verso a delle forme di biblioteca. Ti concentri ed effettivamente qualcosa ritorna alla tua mente. Era un antico rito per sostanzialmente fondere un'entità con il mondo. Di solito venivano usate le sacerdotesse. C'era questa credenza che, unendosi col mondo, sarebbero entrate ancora più in comunione con gli dèi, ancora più vicine ai venti, perché i venti controllano le azioni dei mortali manipolando gli effetti naturali del mondo e quindi diventando parte del mondo stesso ti avvicina ad essi. Tu sei sicuro che negli ultimi sprazzi vitali non era già più in uso, perché era una magia molto forte, molto potente e molto rischiosa. Non andava sempre a buon fine. E in quel momento effettivamente fai qualche collegamento in più che fino a quel momento non ti era stato particolarmente ovvio in testa, ovvero che probabilmente per mantenere ancora più saldo e vivo questo mondo, la tua compagna è stata fusa col mondo onirico per permettere che esso possa sopravvivere meglio. Mannaggia Cribio! Signore, episodio finito, quindi io adesso cambierei inquadratura. E quindi manipolandros, amici. No, abbiamo degli audio da sentire. Raghi, io vi saluto. No, Giulia deve andare via. Vediamo solo se ci sono delle domande per te. Sono tre audio. Vediamo solo se ci sono delle domande che magari ti coinvolgono. Ciao ragazzi, guardando già questa prima parte, soltanto questa prima parte, sono tantissime le scene, le azioni, i movimenti che Alastor avrà difficoltà o avrebbe avuto difficoltà a fare qualora avesse già... diciamo quell'invalidità, giusto per non spoilerare troppo a chi magari ancora avrà il piacere di scoprirlo. E mi veniva da chiedere a Gabrio se ci pensa, se questo in qualche modo lo preoccupa o se già sta riflettendo ad accorgimenti per il futuro del suo PT. Allora, questo no, vediamo se c'è un'altra. Ciao a tutti, ho una domanda per Gian. No. Ciao ragazzi, prima di tutto buona live, buon pomeriggio a tutti. Volevo farmi una domanda, com'è possibile che Alastor e Render siano diventati così amici? Ok, non ci sono domande per Gian, quindi... Puoi timbrare il cartellino, sì, e... Sì, qua, salutati e saluta tutti quanti. Arrivo. Vieni a fare salutini. Salutini nei salottini. So se... Salutini nel salottino. C'ho la mano. E vabbè, tanto non è che loro si... li puoi salutare anche con la mano smerdata. Ma perché mi stai... Ma che schifo! Ma c'hanno dei pezzi di legno, ma perché?
Ciao ragazzi, dov'è la telecamera? Là, quella. Per dopo quella. Ciao ragazzi, grazie mille per niente, per aver fatto il revoccino. Io mi sono divertita, io non mi ricordavo assolutamente questo episodio, quindi è stato figo guardarlo. Poi è stata una puntata veramente maschia. Maschia. Cioè, credo una delle puntate più maschie che io abbia mai visto su Luxastro, quindi è stato veramente figo. Bella. Niente, ciao a tutti ragazzi, ci vediamo. Ciao Zuli. Gabriel, spostati vicino a me così non devo fare cambi di camera. Allora, dicevamo, la prima domanda era sull'invalidità. Su come l'andrò a gestire, credo. Esatto. Allora, praticamente, ho già pensato degli accorgimenti. Beh, come voi sapete, noi abbiamo finito di girare appunto la stagione, in realtà... Non è stagione 4. No, è stagione 1. È stagione 1 di Luxastra's Dream. E qui, sì, certo, ho dovuto trovare per forza degli accorgimenti, anche perché... Se no sarebbe stato un po' scomodo, ecco. Ciao. Quindi sono stati presi ovviamente degli accorgimenti e ho gestito le cose in un certo modo. Ascoltiamo il secondo vocale che è una domanda per me. Ciao a tutti. Ho una domanda per Gianna. Sì. Ma se Galgit fosse finito nel gruppo B, alla vista di Boris, come avrebbe reagito? Non so se effettivamente la storia con Galgit e Boris è stata registrata prima o dopo a Luxastra, quindi avrei anche questa curiosità di come sono state registrate in ordine temporale. Grazie mille a tutti. Allora, non avrei... Allora, se al posto di Rendar fossi andato io, no, non avrei battuto ciglio alla presenza di Boris, perché noi, Cronache di Luxastra, Antichi Sussurri, lo abbiamo girato un bel po' dopo, durante la pubblicazione della terza stagione. Quindi non avevamo ancora girato quei due episodi spin-off, quindi non abbiamo giocato un precedente incontro tra Galgit e Boris. Quella è una cosa che è nata postuma. Se... 3 anni fa fosse andato Galgit nel gruppo B, no, non ci sarebbe stato un rapporto pregresso, perché ancora non era stato nemmeno pensato. E non ci sarebbe stato neanche Cronache, probabilmente, o altre Cronache. Sì, perché... sarebbero state altre Cronache. Però appunto, se invece oggi Galgit, tipo fine terza stagione, Galgit finisse nel gruppo B, ovviamente Galgit riconoscerebbe Boris. Boris non riconoscerebbe Galgit perché è nel corpo di Delphine. Terzo audio. Ciao ragazzi, prima di tutto buona live, buon pomeriggio a tutti. Volevo farvi una domanda. Com'è possibile che Alastor e Rendar siano diventati così amici quando hanno avuto un inizio così burrascoso? Mentre altra domanda un po' più seria. Quale NPC avreste preferito portarvi dietro nella vostra campagna, nella vostra avventura? E quale, secondo voi, o meglio, come avrebbero reagito i vari NPC se avessero avuto dei sospetti della vostra fedeltà verso la Chiesa? Esempio, Lin, come avrebbe reagito, soprattutto a fronte delle esperienze passate assieme? Verso il corvo, credo. Guardate anche dal punto di vista del finale della terza stagione, come avrebbe reagito Lin dopo quell'esperienza? Allora, sono 3 domande. Allora, la prima è, vabbè, come hanno fatto a diventare così amici? In realtà non sono amici. Cioè, in realtà Alastor cerca di creare un rapporto con Rendar, anche a livello affettivo, a livello amoroso, ma non ce n'è. Quindi Rendar non lo caga, però Alastor è comunque un compagnone. Lo si vede subito anche nel rapporto che lui, al contrario degli altri, ha con Lin. Cerca sempre di instaurare un rapporto di... Nel caso di Lin, lui sa benissimo che non la deve proteggere, perché si protegge tranquillamente da sola. Però nel momento che la vede in difficoltà, si è visto anche durante i combat, che lascia completamente il combat per andare da Lin ad aiutarla, perché la vede piccola, sa che non è in difesa, ma sa che la deve difendere comunque. Quindi Alastor è così, cioè cerca sempre di instaurare un rapporto di amicizia. Nel caso di Rendar ci ha provato, ma Rendar non c'è stato. Per quanto riguarda l'altra domanda, che diceva appunto di... Secondo, perché dicono, Gianna è praticamente spoilerato che nella quarta stagione, ovvero la prima di Luxastra's Dream, Galgit non ha ancora acquisito il suo corpo. Io ho detto alla fine della terza stagione, non ho mica detto nella quarta, ragazzi. Infatti, state attenti. Mamma non ha cresciuto uno stupido. Col cazzo che vi dico se nella quarta stagione sono nel mio corpo, ho incontrato Delphine. O io sono nel corpo di Galgit. Non vi dico un cazzo. E per quanto riguarda gli NPC, no, allora, in realtà io e Luca...
abbiamo fatto ostruzionismo contro tutti gli NPC che ha provato a darci Matt. Tranne Lin. No, perché Matt ha detto no, vabbè, raga, almeno Lin ve la dovete portare. Cioè, perché lui ci voleva dare Ridgar. Ha provato a darci uno scoiattolo, ti ricordo. Mm. Ha provato a darci un animale e io giustamente volevo ucciderlo con onda tonante. E poi la domanda che tu dici, come avrebbe reagito Lin se avesse saputo da subito che magari noi lavoravamo... Tu hai detto per la chiesa, ma credo che tu intendessi per il corvo, perché... Sì. Secondo me Lin lo sa. Nel senso, Lin non è stupida. Mm. Come il fatto di... no, perché, come dice sempre Andros, no, perché davanti a Lin mi devi chiamare Roy. Cioè, Lin non è stupida. Lin ascolta tutto, sente tutto, ma giustamente lei è fedele a Boris, quindi non andrebbe mai, secondo me, contro Boris. Anche se... Io sono... Poi non lo so, regà, però... Se la chiesa dovesse andare da Lin e dirle guarda che devi ammazzare Boris perché quello lavora per il corvo, secondo me Lin non lo farebbe. Non lo so. Secondo me no. Anche secondo me no. Però secondo me no. Soprattutto, sì, ma perché soprattutto secondo me anche comunque se dovessero dire a Lin guarda devi ammazzare tutto il gruppo, forse Randall lo ammazza. Su me Boris non lo so, perché io comunque con Lin ho un buon rapporto e quindi secondo me è quello, cioè nel senso lei è quasi più fedele a Boris che alla chiesa secondo me. Quale NPC mi sarebbe piaciuto portarmi dietro? A me personalmente o Rocca o Termina. Termina mi sarebbe piaciuto portarmi. No, a me basta Lin. Altrimenti delle Rocche Campanile. Ma io voglio una serie a fumetti su delle Rocche Campanile. A me basterebbe Lin, oppure mi sarebbe piaciuto tanto avere in gruppo Sallara. Sallara, tosta. Sallara è la cazzuta, Sallara... Di cui non sappiamo più niente, mannaggia. Quindi siccome Gadget si mostrerebbe a Boris oppure volete... Hai scritto a caso, si chiama caso 91 e ha scritto a caso. Ah, proprio hai fatto proprio... Quindi si mostrerebbe a Boris o terrebbe nascosta la sua identità? Tasterebbe il terreno, rimarrebbe Delphine, come con Neronis. Con Neronis lui non gli ha rivelato di essere un elfo, perché appunto... Partiamo dal presupposto che Gadget sta sul cazzo gli elfi, però appunto... nemmeno ad Arion si era rivelato come elfo, quindi con molta calma sulla sua identità segreta, la sua vera identità, ci va molto piano. E anche con Boris, sì, 30 anni prima hanno collaborato, ma adesso, ora che Galgit lavora per il corvo, magari non ha la certezza che Boris lavori per il corvo, allora magari si guarda bene dal rivelare informazioni a uno della chiesa. Chi lo sa. Non lo so, io e Lin comunque siamo super amiche io e Lin. È molto carina Lin, anche sì. A me piace molto Lin. Ma Lin è... poi vabbè, appunto per come è andato poi a evolversi il personaggio di Lin, anche con il rapporto che si è creato con Alastor, a me piace da morire. Mm. Cioè quando c'è Boris che dice, no ma scusa, ma falla sedere qua, falla mangiare con noi, cazzo la mandi via. Mm. Cioè, e comunque Boris che, avendo poi visto anche Cronache, quindi sai... Tu dici, la tratta così perché non vuole affezionarsi, tutto, ma poi alla fine Boris è affezionato lì intanto quanto Alastor, cioè alla fine Boris è secondo me anche affezionato anche Alastor, non lo dirà mai, ma un po' ci vuole bene ad Alastor, un pochino mi vuole bene. Non lo so, secondo me un pochino mi vuole bene. Interessante approfondire Boris, il quanto finga, quanto è vero, quanto è solo un lavoro e quanto in realtà è una missione in cui crede. A me mi vuole bene. Chi lo sa. Lì mi vuole bene, almeno lì mi vuole bene, sono sicuro, lì mi vuole bene. Render è un merda. Ci è proprio rimasto il cuore spezzato. Scusami, cioè, poi fa tanto, capito, il paladino di sto cazzo, poi alla fine... Il conte dei miei coglioni, poi alla fine decidiamo, no, allora quelli vanno... Cioè, lui ha passato una stagione a dire, no, questi qua sono delle merde, questi qua sono stronzi, oh, hanno avvelenato la città e tutto, destra e sinistra, poi dico, ah, cazzo, alla fine avevate ragione tu e Boris, va bene, dai, incarceliamoli, bruciamoli. No, perché la vita conta. Ma vaffanculo, gli stavano sui coglioni fino a due giorni prima. Ma e allora no, e lì, infatti lì c'è stata quella mia sbottata bellissima. Però vabbè, vedremo cosa succederà in quarta stagione, amici. Vediamo se sono arrivati altri messaggi nuovi. Vediamo cosa succederà in quarta stagione. No, nessuna nuova domanda. E allora ragazzi, io farei ultimi 5 minuti, poi chiudo perché ho una call. Io devo tornare di là fino a montare un video. E ci vediamo poi settimana prossima per iniziare il 210, il decimo episodio della seconda stagione, dove si approfondisce il mondo onirico insieme ad Arion. Se durante la campagna vi doveste ritrovare a scegliere tra morire servendo il corpo o tradirlo passando alla chiesa, cosa fareste? Chiesa.
chiesa. Nessuna delle due. Cioè, io non lavoro per il corvo. Galgit non lavora per il corvo. Galgit lavora seguendo la sua morale e la sua bussola, diciamo, della giustizia. Se lavorare per il corvo si rendesse conto che è ambire a delle mire diverse da quelle che coincidono con la sua morale, gli fa un bel dito medio. La chiesa, no, sa che c'è del marcio lì dentro, quindi prenderebbe... Direi chiesa semplicemente per rimanere con Boris. Perché alla fine, prima o poi uscirà il fumetto di Alastor, vedrete cose. Comunque, di base, cioè, alla fine Alastor, come avete visto, cioè le scelte che siano per la chiesa o che siano per il corvo, cioè alla fine a volte Boris ha fatto scelte che erano inerenti alla chiesa, come andare a Borgo Brullo. Boris non l'ha fatto per il corvo. Io a Borgo Brullo non ci sono mai stato, tantomeno in aeronave. Cioè alla fine andare a Borgo Brullo è stato più un andiamo lì perché dobbiamo andare lì, però dobbiamo aiutare la chiesa, perché è quello che abbiamo fatto a Borgo Brullo. No, credo fosse è un andiamo a Borgo Brullo perché è lì che dobbiamo andare, perché c'è il mio contatto che ci può aiutare. Però alla fine ci siamo provati ad aiutare la chiesa. Ma perché nel farlo, per non attirare attenzioni e perché comunque la cosa giusta da fare, dobbiamo aiutare la chiesa. Quindi alla fine, che sia la chiesa che sia il corvo, alla fine Alastor, una volta che Boris dice facciamo questo, se Boris dice facciamo questo, perché Alastor lo reputa un suo amico, quindi di base quello è. Quindi se un giorno Boris dovesse dire senti, ma lo sai che noi ti abbiamo preso per il culo tutto il tempo? Esistono i fumetti per i prequel perché i patti li hanno stretti nella seconda stagione episodio 8? Ma chi? No. Allora, i pochi che hanno stretto un patto con il Re Corvo lo hanno fatto nella giocata prologo prima dell'episodio 1 della prima stagione, quindi li potete trovare appunto nei fumetti. Nell'ottava stagione della seconda stagione sono finiti nel mondo onirico con Arion e Myrddin Wyllt, che c'entra il Re Corvo. Forse perché gli sono stati fatti dati i regali del Re Corvo. No, e quello è episodio 4. E allora era una cazzata. Hai detto una cazzata. Ti sei un po' perso. Ti sei un po' confuso. Ti sei un po' perso. Samuel, ti sei un po' confuso. Sei un attimo confuso, sì. Siete contenti di come i vostri personaggi si sono sviluppati in campagna? Avreste preferito qualcosa di diverso? Io sono personalmente abbastanza soddisfatto. Io non mi sento ancora completamente realizzato. Mm. Nel senso, mancano delle cose che vorrei far uscire, ma... Ah, quello anch'io. Ma ho avuto problemi in alcuni momenti a cercare di inserire alcune tematiche sul mio personaggio che non sono riuscito ancora a inserire. Quindi prima o poi ce la faremo. O male che vada, morirò provandoci. Con chi? Morendo. Ah, ok. Morendo proprio, morirò provando, dicendo tipo durante un combattimento, a un punto ferita, io volevo dire questa cosa sul mio PG e intanto muoio mentre la dico. Fai il monologo finale. Il monologo da cattivo, ma non sono cattivo. Secondo voi il vostro PG con quale membro del cast si troverebbe meglio? Del cast? Del cast. Cioè, quindi noi persone fisiche? No, Alastor si troverebbe bene con me. Siamo scemi uguale. Sotto quel punto di vista lì siamo scemi uguale. Come siamo quadrati uguale. Credo. Vedi. Ma ragazzi, la cosa bella di Luxastra è che, vabbè, noi ci avete visto lavorare su tanti GDR diversi, su tante avventure diverse, però io credo che Luxastra, nei personaggi di Luxastra ci sia tanto di noi quanto magari non c'è in tanti altri personaggi. Per esempio, Gaston di Anime Selvaggio sono io da bambino. Ok, sono io da bambino, però io adesso sono abbastanza Alastor. Ho fatto altri personaggi, ho fatto anche Jax, lì sono io, ma è un 10%. Alastor sono io al 70-80%. Io TB non sono io. Jorag di Farsight non sono io. BH23 di Star Wars non sono io. Alla fine, cioè, in tutte le cose che ho giocato in Tale, Galgit è l'unico che mi somiglia davvero, e mi somiglia un bel po', magari a alcuni estremi un po' più spinti, tipo, anche forse, Colin. Ah, sì. Colin, il mio ipotetico personaggio di Anime Selvagge, mi sarebbe somigliato in qualche cosa, sarebbe stato il me all'elementare prima di scoprire il bullismo. Però appunto, cioè, in tutti gli altri personaggi ho sempre cercato di dividermi. Sì, tanto. Esatto. Quindi, per quanto riguarda Luxastra, credo che sia una cosa abbastanza comune a tutti. Mm. Credo, poi bisognerebbe chiedere anche agli altri ragazzi. Sì. Però i nostri personaggi di Luxastra, secondo me, sono tutti, poi vedendo anche, conoscendoci ormai da anni, io rivedo tanto tipo di Sara in Shiran, rivedo tanto... Vabbè, Andros e Rendar, raga. Sì. Cioè, Andros e Andros, non esiste Rendar, c'è Andros. Secondo me sì. In Luxastra c'è tantissimo di noi, cosa che magari in altre campagne non c'è. Sergio Montana, ehi. E
ragazzi, noi siamo giunti alle 19:10. È il momento che ci salutiamo, perché appunto io non ho ancora, lui deve tornare a lavorare di là. Quindi da parte mia e di Gabri un bel salutone, ci vediamo presto qua sul canale Twitch di Intel con le live del palinsesto estivo, quindi in regia e il TG Rob. Dopodiché noi ci vediamo di nuovo lunedì. Siamo un po' più schisci perché comunque ragazzi fa caldo e non dobbiamo lavorare un botto, e che abbiamo il doppio del lavoro d'estate piuttosto che d'inverno. E poi ci vediamo lunedì prossimo per vedere insieme l'episodio 10 della seconda stagione, quindi da parte 210. Molto bravo Gabrio. Detto questo ragazzi, da parte di Gian e di Gabrio un saluto a tutti quanti e noi ci vediamo alla prossima live. Ciao ciao cari. Ending.